sexy lady, Elden Ring, Elden Ring, buonasera, benvenuti su Elden Ring, andiamo a giocare. Dov'è la host? Eccola. Si sente? Merry, faccio casino, Merry. Cioè, Merry non vuole che io faccia le live. Non mi mordere! Che strillo e si incazza. Bella la gattina, brutta stronzona. La gattina stronzona. La stronza gattina. Che tu sei bella, eh. Buonasera, popolo. Benvenuti. Adesso è mozzica. Mi sta mozzica la capoccia. Merry, devo parlare con la gente. Merry, mi dispiace. Mi dispiace. No, purtroppo sto a metà, Gasp. Sto a metà gioco. Mi devi far parlare, Merry, non mi puoi morde. Vattene a fa culo. Se lo vuoi. Mi fai male. Mi fai male, strozza. Mi fa tagliare. Devo parlare al microfono, Merry. Mi dispiace, vai in camera. Quello cicciola. Adesso è lei il boss, vero, ragazzi? Eravamo rimasti all'inizio del gioco a cercare di uccidere i goblins. Ma si sente? Sì. Vediamo dove ci porta la via. No, Merry è rotto il cazzo. La via che abbiamo scoperto all'inizio del gioco. Grazie, Marshman. Hai bilanciato perfettamente. Io non... Cioè, quel video era stato pensato per essere tutt'uno. Quindi io non è che ci sono messo tanto a bilanciare perfettamente, capito? Cioè, in teoria doveva essere tutto assieme. Comunque, grazie, grazie. Andiamo avanti. Ciao, Gianna, buonasera. Ma sì, mi sto zitto e mi prendo i complimenti. Pure te c'hai ragione. No. Buonasera, ciao Luna. Io ho fame, cazzo. Non ho pranzato. Forse ho fatto una cagata a non pranzare, però occupa tempo. Ma se ne vada. Se ne vada. No, vabbè, aspetto. No, no, poi ceno. Se ne vada. E a rivederla. Vabbè, e si buttiamo. Aia. Olio cuore. Andiamo a vedere dove ci porta quel corridoio, perché io sono troppo curioso, cazzo. Anche se è un po' un casino. Questo è girato. Ok. Mamma mia. Ah no, c'ho lo scudo. Pensavo di averci l'attacco. Se ne vada. Siamo più competitivi, eh. Non c'è un cazzo da fare. Adesso il fogheraccio. Qua stanno le anime. Bene 91. Fogheraccio? Ecco il fogheraccio. Poi si va per di qua. Oddio, un po' tardi, un po' tardi. Bastardo. Bastardo. A rivederla. Non vedi questo che falce. Corri, corri. No, vaso di merda. Ok. Qua qual era il problema? C'è un problema serio. Perché sono morto 800 volte? Qui c'è un gargoyle. Mi sa che ce ne sono due. Esatto. Mamma mia, sono uscito a pagare. C'è il bastone. Aia. Aia. No, ma un po' più lento. E vaffanculo. Ce l'abbiamo fatta. Ciao piccolo Originals. No, non devo andare di qua. Devo andare di là. Però vabbè. Senti questa musichetta. Ciao Kusha. Max, vediamo.
Ah, qui c'è sta la cattiveria. Buonasera a tutti. Ciao cazzo. Qui c'è mo. Ma qui com'è, cioè. Ma dove sono poi? Guardali attaccati al soffitto. Guardali che merde. Ma io posso dire qualcosa, scusa, eh. Ci avessi in arco, veramente. A parte, aspetta. Benefici d'Italia accumulare veleno e sanguinamento. Vediamo che essi. Non ci arriverà mai là sopra. Ma tipo mai. Ma poi dov'è? Vabbè. Proviamo. È saltato. Un ragnetto brutto? Oh! Sì, vabbè. Sì, vabbè. Ma è incazzato col mondo! Vaffanculo. Vaffanculo. E porca tro. Mi scusi, eh. Io non me ne posso andare. Ma io potrei prendere anche l'oggetto, già che ci sto. M'ha preso. Ho preso qualcosa dell'albero sacro di Gesù. Ma io ve li posso buttare dal ponte. Buttate dal ponte. Buttate che è morbido. Buttatevi. Buttate. 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 Si butti. No, bastardi. Ma che c'hanno lo scutum? Ma che so, pliti. Ma qui non c'è un cazzo, cioè, ma questo è un vicolo cieco di merda. Qui c'è un cadavere. Ma tutto qua era per prendere l'albero della vita. Io questi li voglio ammazzare perché sicuro c'hanno un drop. Ecco, invece ho droppato io. Vabbè, qui non c'è un cazzo. Cioè, abbiamo preso. Te sei persa che ho preso l'albero bello. Ciao trono per te, Berserk continua. Spero di no. Perché chi lo deve continuare? Assistente, la scoreggia dell'assistente non esiste proprio. Allora, abbiamo l'albero della madre. Ho un altro di quei cappelli d'arme da fante. Ma allora, ho un altro soldato Godric. Eccolo. Talismano martello. Potenza gli attacchi che riducono il vigore di chi li blocca. Infatti è quello che ho messo, che cazzo dico? Aumenta PV, vigore. Sì, Brigitte, Bardò, l'anello veramente dell'Outrek. Sì, vabbè, è l'anello degli sgravoni bastardi. È l'anello dei poveracci. È l'anello delle merde d'uomo proprio. È l'anello dello schifo d'anima. È l'anello dei falliti. Mettiamolo. L'anello dei poverini pezzi di merda. Va bene, usiamolo perché siamo dei poverini pezzi di merda. L'anello degli scarzoni. Andiamo. A cercare di uccidere il boss. Minchia, comunque te lo danno subito. Io vorrei l'anello del serpente d'argento comunque. O perlomeno la sua contrapposizione qua. Il suo corrispettivo. L'anello che mi dà più rune. Io quello voglio mettere. Trono visto Banana Fish. No, però lo conosco. Via, 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 via. Io mi butto. Aia. Poi se ributtamo. Oh, comunque era un bel premio, Cristo. Un signor premio. E qui mi dovrei ributtare da qua. Easy. Ancora niente arma amante. Ma perché mettono i cosi là?
Qui sotto che c'è? Uè! No. Ho detto no. Ho detto no. Tra! La cattiveria! No, non è che è la mia ossessione, è che vorrei completare i posti dove cazzo vado. Non c'è niente. Che sennò mi vieni gli scompensi, bus. Io sono uno di quei giocatori. Qui, boh. Sto sbagliando, sto per morire, raga. Vediamo se riesco a morire vicino a Malena, là. A Maligaiane. Se... Ok. Adesso possiamo fare il boss a rotella. Proviamo a fare questo cazzo di boss. Come? Perché? È tosto. È riuscito a non piamme. Che sta succedendo? Che è successo? Morto. Che... Ha ucciso i suoi amici e poi non mi ha colpito perché mi ha voluto bene. E poi... Bene. Bene. Riproviamo. Ma questo è il drago vagina scheletrico. Portacci tua. Ma è un delfino. Spirito arboreo ulcerato. Ma questa è una diagnosi, non è un boss. Ma che gente siete? Ma che nome? Ma certo che Miyazaki non sa più come cazzo chiamarle, eh. Il prossimo è Fratta Leucemica Intransigente. Fratta, magname. No, io me ne vado. Io voglio andare a conoscere il boss Fratta Leucemica Intransigente. Oppure il suo cugino Tumore Erbaceo. Inqualificabile. Tumore bellissimi. È tutto un trio di mostri. Io me levo dal cazzo, eh. Io me levo dai coglioni. Andiamo a esplorare questo cesso di mondo. Ma posso teletrasportarmi? Che è qua? E dove sono morto? Ah, lo sai che andiamo a fare? Il cavaliere pazzo. Oppure cistite rinvigorente della dea. To. Una cista che si è staccata dalla dea e che è diventata, ha creato un suo regno. Riandiamo dal cavaliere pazzo. Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Cosa? Io non vedo niente. Vabbè, è questa la boss fight. Hai visto chi c'è? Chi c'è? La gente mi parla. Ma di che state a parlare? Ma chi? Oh! Ma chi è? Vivi! Vabbè, poi ci tornavo, la beccavo, eh. Renna. Sì, vabbè. Quello è Babbo Natale e questa si chiama Renna. Ma mi state prendendo per il culo. Ma dove cazzo sono? In Nightmare Before Muori. Sì, I got the power. Oh, ma io sto a streamare qua, eh. Sì, posso chiamare. Ma che vuole il passaggio? Ma mica so Uber, oh. By Torrent's former master. Signore, ma quante cazzo di mani ha? 4? Ma lei è la cugina di Goro. Ceni del lupo solitario. Ok. Ah, posso evocare i ceneri finalmente? Bene. L'uso che più mi aggrada.
Va bene. Mi aggrado. Mi aggradolo. Ah, hop. Che cazzo vuoi? I doubt we shall again meet. Come? But all the same, ma non ci credo se rivedemo. Guarda che se ne rivedemo allora ti do una cortellata subito, eh. Hai due dita. Two finger, dai. Do cazzo vai, oh! È diventata cenere bianca. Ma i two finger dicono il gruppo hip hop. I two fingers. Siamo tutti nel mondo di siamo nel ghetto. In the ghetto. Siamo nel ghetto di Eldering. Quindi andiamo a rapinare i cavalieri, mi pare giusto. Dov'è il cavaliere? Cavaliere? Alle oppede! Dov'era il cavaliere? Dov'è il cavaliere? Come da tutt'altra parte? No, stava da ste parti. Il cavallo, eccolo il cavallo, ce l'ho! Ce l'ho il cavallo, eccolo! Bellissimo, impressionante. Tu che cazzo sei? No. C'è un problema. Ok. Non riesco più a scendere dal cavallo. Ok. C'è stato un problema tecnico. Ma cosa guarda lei? Quel castello lì, guarda. Ma è una statua random, vabbè. All'entrata della chiesa, è questa la chiesa? Dall'altra parte. Dall'altra parte. Guarda st'albero come è reneggia, veramente. Poi ci stanno altri alberi frattine. Forse è notte e non spawna il cavallo pazzo. C'ho funghetto. Poi tocca chiudersi a vedere come si costruisce tutta la roba e ci si chiuderemo. Ma non adesso. È una statua, ne prendo atto. Che sia una statua. Mi pare giusto. Dorme durante la notte? Eh beh, ci avrà pur diritto. Liscio? Ci avrà pur diritto di appisolarsi, pisiminisi. Eccolo! Astrozzo! C'ho la luce del signor! Non ce l'ho! Aspetta, no. Ok, c'ho la luce del signor. Vieni. Aspetta, ma forse devo... Come ha? Caballo contro caballo. No, aspetta. Ok. Qua. Minchia che dolore. No, il mio... bene. Sono vivo. Ma sei una merda! Me devo mettere dall'altro lato. Me devo mettere dall'altro lato. Mi ha sbudrellato. Mi ha sbudrellato. Prisco, ho preso l'amuleto super bello. Sono troppo forte, modestamente, lo so. Sto bene. Sto bene, ragazzi, tutto a posto. Ma perché sto una mano? Questa è una citazione a Sekiro? Infatti mi pareva che faceva cagare. No, non è vero. Non ci ho giocato a Sekiro. Mo' ammazzo Babbo Natale solo per far infamare i bambini, guarda. Te lo giuro. Perché c'ho la tomba a sinistra? Sono morto troppe volte? Che è la tomba a sinistra? Stronzo! Tanto non ce l'ho le anime. Ma guarda che merda! 40 minuti per darti il corpo! Oh, ma sono tutti tosti! Me mena il cavallo, sì! Ok. Qua mi ha preso perché sono stupido. Ma mi carica con la possanza! Guarda come mi carica! È un figo comunque, eh! È un uomo bellissimo! È un bellissimo signore! Basta, il cavallo mi sta facendo malissimo! Lei è un bell'uomo! Lei è un bell'uomo!
A me mi dispiace ammazzarla perché lei è proprio bello. Lei è una bella persona. Oh, Marcavallo te dà la spinta che te sfonda tutto il ritmo. L'immortacci sua. Ma che è sta tomba a sinistra? Qualcuno mi dica che è sta tomba a sinistra che c'ho, perché sto diventando pazzo. Il potere di Gesù. E let's go. Ma vaffanculo. No. Sì, però. Ma lei sta... sta spaccando la flora. Ok. E sto merda de cavallo. Porco di... Non te ce fa nada la parte dello scudo. Ok. Dove vai? Sto qua, mister. Mister. Sono coglione. Baffa, dove vai? Cavallo di merda. Vaffanculo. Si può fa, si può fa. Devo essere meno avido. Io devo dare una botta e me ne vado. Una botta e me ne vado. Una bottarella e me ne vado. Il simbolo della tomba indica le zone del gioco in cui puoi evocare gli spiriti. Dai, evochiamo sto spirito. Ma perché lo volevo fa senza spirito? Allora, quindi c'hai sia le ceneri. Non le devo mettere qua. Devo andare alla tomba. È la tomba, eh? Qua. Andiamo a vedere sta tomba. Quanti cazzo di ceneri ci stanno? Siamo dentro il gioco dei tabagisti, porca troia. Tutto un posa cenere. Si pari. Vado di lì. Dov'è la tomba? Davide è la tomba. Dove, che cazzo? Cioè, qui c'è un cazzo, però. Ma qual è la tomba? Scusi. So. Sì, ok, l'inventario devo fare la campana, però. Cioè, mi sarei aspettato una tomba. Ma poi... ma... ma dov'è la campana? Scusatemi! Ma è un'arma la campana! Questa è un'arma! Ma mi ha dato una campana, ma... ho capito gli spiriti! Ma una campana! Mi ha dato la stronza! Non ce l'ho fisicamente una campana! Cristo di un Dio! Gli spiriti, mo li esorcizzo tutti! Questi stronzi! Ah no, infatti, aspetta, eccola! Eccola la campana, voglio leggerla! Campana con il potere di evocare diversi spiriti dagli oggetti cinerei. In genere consuma PA. Gli spiriti possono essere evocati solo nei pressi di un monumento alla rinascita.
quando l'icona di un monumento appare sul lato sinistro dello schermo. Ah, ecco che cos'è. È possibile richiamare un solo tipo di spettro. Ma che merda! Cioè, c'hai il compagno evocabile quando cazzo te pare. Cote con un'iscrizione cifrata, somigliante alla lama di un piccolo coltello. È facile così. Non va bene. Permette di usare le ceneri presso un luogo di grazia per infondere nuove arti belliche e affinità. Va bene. Va bene. Infrangi i sigilli delle statue demoniache, tuttavia dopo l'uso si fonde con la statua. Va bene. Rifletti prima di usarla. Questa è una figata. Ceneri, pestone tempesta, pestone tempesta. Ok. Ma quindi, scusa. No. Allora, questa è una medusa che non so che cazzo farà. Questi sembrano i più sgravi perché so quelli che costano di più. Evoca. Mi sento trall. Mamma mia la trallaggine. Andiamo lupi. Sì però che scam. So tre decoi totale. So tre. Cioè so tre tanchini. Cioè è un po' una merda, eh. A me non mi piace evocare la gente. Tipo, cioè i lupi. Va va. Va, va, la violenza. La violenza su un povero vecchio a cavallo. Madonna, sti lupi. È un lupo, ciao. Vabbè. Vabbè. No, no. Ho tolto le ampolle. Merda! Reggi! Reggi! Oh! Gli ha preso un corpo! Ma come... Oh! Bro! Bro! Sarta col cavallo, me va a tagliare! Me va a tagliare, porco dice! Olè! Me va a tagliare! E il cavallo mi sciotta! Va bene così! come avete detto, è oro cuore! È fatto d'oro! Oro cuore per lui! Vabbè, i lupi sono la cosa più sgrava. Chi è questa? Non è chi cazzo è, mo? Sì. Ah no, ci ho parlato con già con te, mi sa. Where grace would guide you. If you seek the Elden Ring, maidenless as you are. Sì, sì, sì. It's time you set. Questo è un po' il Crestfallen. Stormvale on the cliff. Where grace would guide you. Va bene, ciao, ciao, ciao. Ma basta, ne vado a fanculo. Allora, dai, c'hai ragione, evochiamo un'altra cosa. La medusa, mi avete detto. I nobili viandanti, cioè, i barboni evocano, che muorono per te. Ma che cos'è il Becelit, il cubo di Le Marchand? Ma che cazzo le malattie? Ma questo è un gioco comico. Venga, fratta! Dai un po'! Ma no, ma lei... Ah! Ma lei è bellissimo! Venga, su! Allora, vediamo che cosa farà. E m'ha preso. Oddio, gli ha sbrattato addosso!
No! E son coglione. Son vivo. Son coglione vivo. No, non se la prendo con la mia medusa. Madonna che culo. Io la capocciate. Ma che cazzo fa? No! No! Tiè. Ma che gli devo fa qua? Le donna dietro. Domenarcala. Eccolo. Questo, questo gli danno dietro. Ah, vedi che combo. Hai capito che combo sto pezzo di merda? Cioè, quando salta uno va dietro e sbaglia. Poi, siccome se andavo troppo lontano, te carica. Sto pezzo di fango. Adesso evochiamo i barboni. Questa la levo, tanto non ci faccio un cazzo. Allora, evochiamo i barboni. Ma pure bestie, ma che so, smooth criminal, i zombie. Venite, venite a morire, ammazzati. Venite a fare da decoy. Giovine, venga qui, giovine. Oh, si sono teletrasportati. Ma che sta succedendo? Madonna, la rissa! La rissa di gruppo! Madonna, lui è comunque... è Bason! Lui è Bason... tutta una città berserca, no? Lui è Bason, cazzo! C'ha sta lancia incazzata! Pure il cavallo è incazzato! Meet Bason, proprio! Ma c'è Zod che mi tira la spada! Ma che Griffiths? Che cazzo c'entra con Griffiths? È un armadio! Bascogno, come si chiama? Dov'è? Dov'è? Sei un attimo... mo lo buttiamo sotto la roccia! Me so chiuso! Ma che Griffiths? Ma che malattia hai? Ma che cazzo c'entra? Ma so vivo, che no? Si è visto il pipo del cavallo, perché c'è anche il pipo? Come si chiama? Non mi ricordo. Bason. No, Basco. No. Mo proviamo il mago. Il mago zoppo. Oh, mazza, che signore swag. Questo c'ha i soldi, oh. Andiamo. Ti sei perso Kung Lao? Cioè? No, regà, io dico quello che... quello dei rinoceronti viola. Non mi ricordo come si chiama. C'ho un piccolo lapsus. Ma lui tranquillo... 9! 9 gli eleva! Un genio! Ma fatta io che non riesce a piallo. Insomma, no. E porco disse. Vabbè, sto a fare delle figure barbini, eh. Sto a fare delle figure barbine. Sì, non me sto a impegnare onestamente. Te lo posso... vabbè, gli ha preso lo scudo perché... dai, ripriamo col mago. Mo seri. Mo seri. Mo ci provo sul serio. Stavo giusto a vedere un po' le evocazioni, onestamente. Dai, adesso sul serio. Vediamo se ce la famo. Stregone? Ok, andiamo. Schiena in avanti, vai. Ok, me ci metto. Ok. 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 Ok.
Sono coglione. Ho rischiato tantissimo. No, 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 no! No, no! No! Mia mega schiva! Beh, lei è un genio. Cavallo. Cavallo MVP. No, non, non a mezzo ai sassi! Non in mezzo ai sassi! Non vedo... Non vedo un cazzo! Mamma mia, zero hit! Zero hit! Non mi serve cura a me! Quando c'ho sta skills! I have the skills! Però il cavallo mi porco disse! Il cavallo! Quello stronzo al piano di sopra è un coglione! Il cavallo è il Goat! Non è un cavallo, è una capra! Lì mortacci sua! Chiamami lupi, dai! Famo gli stronzi! No, voglio andare avanti! Va, poi lo famo da solo. Se stavolta gliela famo con i lupi, bene. Se no, da solo. Lupi solitari. E so in tre. Cioè, io vedo. Cioè, è un ossimoro. Quattro versus due. Che poi la metà la sdrumati con attacco. Fate via. Ah, se posso saltare sto gioco. Fate via. Li ha ammazzati tutti. Prima che io potessi fare qualcosa. C'è un problema con sta attacco, non te pia. Cavallo, te pia. Shottato, shottato perché mi pare giusto. Attacco in salto, usalo. Che cos'è? Codice Morse? Ci avete quello che vi avevo detto prima? Vi ho mentito. Sono un mentitore bastardo. Missa che tocca levellare. Missa missa. Ma se io ho proprio dei cattiveria. Lo scudo di luce! M'ha preso. La violenza! La violenza. Ma qua te devi curare ogni corpo perché sennò ti sciotta! Dove va? Sto qui con i lupi di Roma! Roma, Roma bella! Lasciaci cantare! Porco dinci! Non ancora un cazzo ste... Madonna, che cacciara! Sono rimasto solo! Mortacci tua! Lo sai che quasi non conviene coi lupi? Perché te lo portano via, non sono riuscito a colpirlo mai! Ok. Vaffanculo! Vaffanculo! Mo ci vado da solo, eh! Forse mi servirebbe... un'armatura? Un qualcosa? Andiamo dritti. No, non voglio evocare un cazzo. E lo so che fanno tutti i lupi, però lo portano via.
Venga qua. Venga qua. Venga qua. Uno. Questo non serve manco schivarlo. Oh, sto cavallo lo odio. Liscio. Ma dove cazzo vai? Sto cavallo di merda. Mani mortacci tua. Come m'ha preso? No! Mortacci tua, oh. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo? Ma non è possibile! Dite di attaccare in salto. Dite di attaccare in salto. Ma perché? Ma non, no, ma che cazzo? Ma non, no. Non si attacca in salto. Ma che cos'è? Un platform. Venga. Ma io li posso evocare pure qua i pezzi di merda. Ma porco di... Ma poi ci ha bestemmiato questo cavallo, eh. Porco. Ma come cazzo? Ma io sto in capriola. Cioè, porco dinci. È già tre fiale. Oh, ma non è possibile. Vedi, lui salta. In effetti. Ma porca ma miseria. Morosico. Ma il cavallo porello fa il lavoro suo, difende il padrone. A me non servono i tutorial. Ma fatelo voi a petto nudo, a livello schifo, a chiudere con i boss. A stronzi. Voi andate dritti. Evocate i lupi. Tornate all'elo 50. Oh, sono bravo. Siete dei poveracci, siete. Dei poveracci. E lo sapete. Il dramma è che lo sapete pure. Solo volete fare i coatti contro me. Con me, che io già sto tiltato, porco dinci. Brutte merde. Guarda a me, me la va 200 milioni di vita. Sto a petto nudo. Tiè. Mi fa tagliare che se bugga e impenna sui sassi. Ma vaffanculo, vai. Mi sono tagliato. Si impenna sui cosi. Si incrina tutto. Sto rincoglionito. Mi fa tagliare, mi fa. Sabaco l'ha sconfitto guardandolo. Sabaco l'ha guardato male e il cavallo è svenuto e lui è scappato verso il castello. Lo so benissimo. Vieni qui, stronzo! Come guarda, sfregge. Non salto! Cavallo di merda! E se ne va. Serve un'arma più veloce qua. Non riesco a prenderlo. Sci tua. Dove va? Dove va? Mi ha preso con una tristezza. Io non ce la faccio più. Ma dove cazzo? Oh. Ok. Ok. Amore, guarda, evochi i lupi. Non me ne frega niente. Sbrigati. Amore, ciao, com'è andata?
Gli diamo il totto sul popò. E mi pia. E mi pia a me. Meglio così i lupi lo sbrucano. Ma che, dove vado? Guarda, raga, ma mi ammazzano l'NPC. Ma ammazzano l'NPC ste teste de cazzo. Che cazzo è? Me va a tagliare, porco Dio. Me va a tagliare. Se è tutto storto. Se incrina tutto. Se ne vanno. Dove cazzo va? Che taglio, cazzo. È troppo bello. Mi fa ridere troppo. Dai. Prova a combattere in groppa Luca Ballo. Venga, salto. Vieni, ecco. Ma poi mi ammazza il cavallo. Salto. Via, via, via. Mani mortacci. A me mi fa ride. Non so perché. Io mi sto tagliando, porco cielo. Vai, esce. Dovrebbe essere epico, mi piscio sotto. Due rincoglioniti a cavallo ubriachi. Non si sa dove cazzo vanno. Vabbè, così è un po' una cagata però, Questo è stupido come le pigne. Wow, epico. Wow, Miyazaki. Grazie. Il cavallo è sempre colui che mena. Mi chiamo io, mando pure i lupi. Mamma mia, no. Mamma mia, mamma mia, sto per far pezzo. Voglio far pezzo. Mamma mia, mamma mia, aspetta. Uah! No. Sì. Aspetta, aspetta. Sotto. Tiè. Mamma mia. Spruff. Sto per morire. Guardalo, guardalo. Si impicca. Guardalo, guardalo. No. Non... Aspetta. Ok. Micchia. Oh, però è tosto, È svenuto. Fermate, capra. Mamma mia. Siamo di nuovo a noi. Ma io li posso rievocare. Ah no. E mo? No. Baia. Ce l'avevo quasi fatta. Oh, ce l'ho ancora fatta. La skill. La skill. Niente. Sì, ho capito che a cavallo fai metà vita. Ma non è una boss fight, è una baracconata. Cioè, ma te rendi conto che è Sonic. È Sonic ed Elden Ring. Mi fa pisciare sotto dai risate, raga. Scusa, proviamo. Questo è Elden Ring, non trattarlo da Soul. Ok. Scusa, scusa, ti ho disrespettato il gioco, perdonami. Vieni qui. Ma forse non dovrei correre. Amore. E poi scappi come le merde e torni. Scappi come le merde e torni. Cioè devi stare un po' attento, per carità. Mo scappi come le merde e torni. Ma è una zozzeria, amore.
Se vuoi passa, passa mo. Ok. Si giri! Che fai, scappi? Vabbè, non me devo distrarre però le mortacci vostra. Questo poteva prendere. Vaffanculo. Pota, pota un po' in giro. Vaffanculo. Vaffanculo. Scudo di Gesù. No, non te chiude in mezzo alle rovine li grandissimi mortacci tua, eh. Vieni qua dove posso vederti. Sì, però mi sono chiuso contro il caballo. E vaffanculo. E vaffanculo. Vaffanculo. Allora. Ah, ma sei curato. Che figo. No, ma penso che sia uno scudo. Sarà curato lo stronzo. Olio cuore. Sembra un rituale d'accoppiamento. Hai perfettamente ragione. Venga. È la sentinella, è la guardia dell'albero. È il Brumotti dell'albero. Che poi si curva male. Con sta capra si curva proprio da merda. Ma forse conviene senza target, lo sai? Forse conviene senza target, lo sai? Morto. Forse è meglio, lo sai? Morto, distrutto. Porca troia. Bene, così al tramonto. Epico. Stupendo. Impressionante. Venga qui! C'è un modo per curva. Cioè, tipo... Tipo così. Venga dove posso vederla. Manca, micchia, zero hit quasi. Ma questo gli giri intorno e fa, è finita così. Liscio. Aia, aia. Si vede che mi sto concentrando di più, dai. Dai. No, lo scudo. Merda. E vaffanculo però. Dai. E che porco Giuda me punisce, sto agliello merda, senza maglietta. Appena mi tocca me manna il creatore. Porca troia. Ma forse se io facessi così. No, aspetta. Bello! Questo io lo faccio. E allora levella. Ma allora che gusto ci sarebbe, scusami. E lo so che prendo freddo. Allora. Porco di... Cavallo di me... Arse de cornudo! Ma mi è morto il cavallo, no? E vabbè, sono stupido, ragazzo. Sto tilta un pochetto, eh. Vai, vivo, vivo. Sì, però... Allora, io non me voglio arrendere. Però capisco pure che so 6 ore che sto a giocare, sto ancora a sta cazzo di aria iniziale di merda. Quindi,
Dovrei levellare, dovrei fare tutto quello che dite voi. Però prima ci proviamo con i lupi e col cavallo. Se non gliela famo vado a levellare. Se, se. D'accordo? Poi devo farcela perché ha votato sì. Strozzo! Sono venuto a tutta la mia gang! Perché sono sceso? Perché sono sceso? Ma ha preso il cavallo! Eh sì. Mi piata dietro, mi piata tutte le posizioni. Pare un film porno. Mi dissocio. Ma perché salto via? Ma perché lui mi prende con una traiettoria curva senza senso? Mannaggia il suo dio fratta di merda. E muoio da fuoco. Madonna, madonna il cavallo. No. Addio. Ah sì, mi sono rotto il cazzo. M'ha preso de tosse! Madonna mia, culo! Mi sono veramente rotto i coglioni. E salto via. Adesso mi prenderà? No. No. Ma perché salto via? Perché premo L3. Mi sa che se premo L3 salta. Capito? Ma come fai a non premerlo mentre giochi? Ma che siete deficienti? Miyazaki, ma sei un coglione. Miyazaki, ma sei una testa di cazzo! Ma io sto a cavallo e curvo con la forza, è ovvio che lo premo! Dio Cristo! Avevo vinto, te lo giuro, stavo concentrato! Ma che cavallo a tempo, frate, non lo credo! Miyazaki, vaffanculo! Venga, mo te sfonno! Lei mi ha rotto i coglioni! Sta a fare male lui, eh. Non vedo un cazzo! Non vedo un cazzo! Mannaggia! Allora, lo famo, basta, lo famo. Beh, vieni, stronzo. E uno. E se... Oh, porco. Devo cambiare i parametri. Sennò divento scemo. Non riesco a piarlo. So stupido, regà. Mi sto a cagare sotto. Mi spacchi sti alberi cortesemente. Mi spacchi ste fratte. Grazie.
Mi sta a venire la labirintite. Che comunque se fa, se fa col cavallo. Dai, ormai me lo mato, cioè. Ormai l'abbiamo capito. Aia! Mamma mia, ma se saltassi gli attacchi! Ci sono arrivato adesso! Se saltassi gli attacchi! L'hai visto la olio morata? Dai che ce la famo! Se non ora la prossima! Tatakae! No, però... Mamma mia, ho fatto Fast and Furious! La macchina è andata sotto, io sono andato sopra! Ma porco dinci, sta cosa mi manda i matti! E muoia! Era una pippa, era! Ah! Chi è che ha votato contro? Pupazzi? Pupazzetti? Io faccio tutto! Sono il migliore! Alabarda dorata. Imponente alabarda d'oro. È brandita da cavalieri in armatura pesante, appartenenti all'ordine delle sentinelle. Infligge danni sacri. Di squisita fattura e peso considerevole e difficile da maneggiare. Ok. E voto auro, quello che c'ho io. E anche questa è fatta, azione. Easy. Ma raga, però veramente, te concentri un attimo e ce la fai. Io c'ho un po' il deficit dell'attenzione. Quanto ci ha dato? Ah, quelli che rosicano e fanno mannose. Io azzarderei un comprare. Io non ero? Sì. Voglio comprare le cose. Nel menu del negozio puoi acquistare oggetti spendendo rune. Ma va. Ah, questo ti dà un po' di roba vitale, mi sa. Tipo il telescopio. Il rimedio del dito. Rivali segni di evocazioni cooperativi o stile. Ricetta necessaria per creare basi incrinate. Ecco, questo lo devo pià. Attiva la creazione di oggetto. Poi espandi il repertorio di creazione. Queste sono le cose, ok. Ecco, una cotta di maglina si potrebbe comprare. Ah, questi sono oggetti chiave. Compra i vasi, dite. E tanto ce l'abbiamo le rune. Compro i vasi. Compro questo. Compro questo. Preciso! Ho preso tutti gli oggetti vitali, diciamo. Io penso che questa si possa trovare in giro, quindi per adesso non la compro. Messaggio punti di sosta in rovina. Ma ci sono informazioni! No! Ma che figata! Vendi, che cazzo posso vendere? Ah, queste sono le carte, le robe. A parte che so piano di... Aspetta un po'. I'm glad you took my warning to heart. You've made an excellent... Ma leva della spada. Che cosa? Ma non mi... Voglio andare nel menu! Mi ha fatto perdere due... Nel menu creazione puoi fabbricare oggetti con il materiale di cui disponi. Trova i ricettari per imparare a realizzare nuovi oggetti. Ok. Ah, proprio mi ha... Ah, posso creare proprio sti cosi. Le rune, i ciottolini, le frecce con le ossa. Beh, le frecce... Posso creare pezzi d'armatura, col cazzo. Carta bianca essiccata, tutte cose. Sì, è Babbo Natale. Sì. Allora, mi sono scordato che volevo fare. Mortacci. Ah, ci abbiamo una di queste. Meh. Le frecce sono buone, a crearte anziché comprarle. Pure se rimani senza. Vabbè, ci dobbiamo tornare da questo. Adesso andiamo un po' avanti. Andiamo qua. Poi dobbiamo ammazzare anche il boss che sta dentro. Dentro la prigione.
Ciao Scorpio! Salutami Biona! Eravamo rimasti qua. Questi che so, Patrol? Patrol che mi vogliono picchiare? Beh. Forse dovrei usare il cavallo pure qua. Forse no. Ma vabbè, ormai siete un po'. Un po' ricoglionitelli, eh. Sì, però il cavallo mi sta sul cazzo. Perché? Spada dritta del vassallo! Perché io voglio esplorare tutti gli anfrattini e col cavallo mi pare di perdermi qualcosa. Non lo so. Vado piano però col cavallo, ve lo dico. Perché io devo esplorare tutto. Oh, c'è un altro coso. Fungo. Qui dove va? No, la strada dice di andare qua. Grazie, ciambellotto. Certo che continuo a fare video. È il mio main core business. Te pare? Poi tipo qua. Il fungo me lo sarei perso. Digimon style. Tipo qua che c'è? Io voglio andare dappertutto. A me mi sta sul cazzo la strada principale. Io voglio andare dappertutto. Che è qua, per ditte? Ma chi siete voi? Mamma mia. Ma morite. Ma vai, fa culo. Aia! Non riesco a prenderlo. Aia! E vattene a piangere il secchio. Otteniamo i materiali. Dietro la rete Zelda, eh. Pure che de notte spawnano i mostri. Cioè, Zelda real. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Dove sto andando? Io vado di qua perché qua c'è qualcosa. Qua non c'è. C'è un albero che balla. Tunze, 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 dai, cazzo. Vedi st'albero? Balla. Che cazzo me ne frega. E balla. Senti come il groove, sente. Guardati bene attorno, eh. Che c'è qua di bello? Che qua è tutto buio. Qui secondo me c'è qualcos'altro. Tipo là sopra che c'è? C'è un buchino? Un buchino. Ah, qui c'è un gargoyle che è caruccio. C'è un buchino dove entrare? Qua sopra? Guarda dove stavo prima? Ma... Ah! Ok. Sì. Allora, qui buttammi una cazzata perché dove stavamo l'altra volta, quindi... Ma... Oh, senti coso. Senta. Infatti, beh, i pipistrelli noioti da Veronica. Per prima cosa, UCL. Allora, esploriamo piano piano. Qui siamo a Butomoro, ok. Sì, l'ho trovata la spada, poi la leggo. Prima fatemi esplorare, perché sennò qua rimaniamo immobili. Vado dritto da qua. Però qui c'è sempre una strada. Però è una strada tutta d'oro. Io dovrei andare di qua. Salve. Boh, ma che bell'uomo. Perché non mi ci fa parlare?
Devo scendere da cavallo? Sono contento che non è alfabeta, signora. Che non è analfabeta. Two fingers. Guarda che manine. Oh, signora, anche meno. Va bene, ci vado. Vespro di scintipietra. Ok. Pure lei c'ha quattro mani, c'hanno tutte e quattro mani in sto mondo. E ricompone le mezzanone del grande montacarichi, ok. Il ponte di legno? Ah, in piede, è vero, che schifo. No, che schifo, devo uccidere. Mettete delle scarpe, zozza. Viva i Baratheon! E beh? Vabbè, mi dice la stessa cosa. Tu ho fatto vedere. Forse questa è la strada vera. Lucario, ci stanno pure i Pokémon. Dobbiamo andare a rifare il montacarichi. E Gran Tempesta vivrà. Bisogna vedere come sono collegati questi Gran Tempesta e questi. Questo albero della madre. L'albero della madre. C'è una porta segreta? No. Qui le frattine. Dai, ma premiami con un pertugio. Se salgo qua e salto, salto alla cieca. Ui! Solito cazzo. Allora, io vado di qua. Muro invisibile, no? Guarda a Starberry come gli pia bene. Ma se mi sono perso qualcosa, raga, mi sono perso qualcosa. E che cazzo? Ma che state a fa' voi? Mi state a tirare le zozzerie? Ma se io passo da te qua? Fanculo tutti. No, ma lì poi ce vado, però... Prima andiamo da qua. Venite, venite. Ah, devo scendere. Ah, yeah. Termopili! Bastardo. Deprediamo. Dardo del vassallo. Sai che vuol dire che lo aggradi tutti? Lei è... Lei c'ha lo scudone? Vabbè. Ah, buonasera. Aia. Ma venite, cosa aspettate? Uso il potere di Gesù. Oh, un altro elmo. Elmo da soldato. Attenzione, power up. Ma che mi droppi un'armatura? E vaffanculo. Tiè, l'attacco in salto, siete contenti? Ormai mi sto expertisiando. Arrivederci. Aia. Oh, l'arco. Quando impugno un arco tiene il muro dell'1 per attivare. Finalmente l'archetto. Ah, la balestra. La balestra. Aspetta. La balestra pesante. Dove vai? Beh, vicino alla balestrina c'ha senso. Ma questa le orte mi droppa pure la lancia? Non lo posso usare. Ok, non l'ho ucciso tutti perché non mi ha ridato. Usiamo la balestra, mettiamo la balestra, la mettiamo, vabbè, qua. Ovviamente, oh, la posso usare addirittura? Ma i dardi, ok. Ah no, posso... C'è il simbolo della balestra.
C'abbiamo un po' di dardi. Spara, sì. Tiè. 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 Mamma mia, siamo proprio la build più random dell'universo. Balestra in spalla. Out, raga, è una cosa out. Freccina, altri dardi del vassallo. Qui c'è qualcosa, è stato completamente inutile. Eclettico epilettico. No. Vabbè, abbiamo ammazzato un po' tutti i tizi. Abbiamo preso il nostro droppino. Mary si mangia tutti i croccantelli. E andiamo avanti. Ma è questo il famoso castello? Quindi in realtà la strada un po' secondaria era quella a destra. Vabbè, noi esploriamo. Qualcosa succederà. Tutti i cadaveri. Ok. Prova sanguinamento. Qui c'è una grazia. Una graziella. Trono, prova a vedere se puoi sparare a cavallo. Penso di sì. No, Merry si mangia più croccantini. E Pipina si mangia l'umido. Però Pipina pesa il doppio di Merry. Cioè, Pipina è una sfonnata. Ah, già finito? Bello. Ma guarda qui, che castello incredibile. Fico. Ek! Ek! Buonasera, chi è? In search of the Elden Ring. Sì. Emboldened by the flame. Spinto dalla fiamma della brama. Ma che è sempre la fiamma di The Soul? Ancora che romper palle, ancora non hanno spenta sta fiamma? Chi è sto signore vecchietto? E oppla! L'opla più opla dei vecchi. Mica incazzato. Oh, bravo! Tiflame. Margit! L'implacabile, wow. Prepariamoci a prendere le pizze. Aia, veloce! C'ha una coda importante! Io non levo un cazzo a nessuno mai. Mi dà chierico bestia vibes. Ma c'è i fulmini di Gesù! Vieni qua. Aia. Aia. Ma se butta di sotto, non credo. Ma gli posso tagliare la coda? C'ho sta cosa di tagliargli la coda? Prova a tagliargli la coda. Ma dai una spada se ti taglia la coda. Mi sa che no. Mi sa che non è tagliabile. Adesso stupido. Aia. Sto per morire però. E schiva. Yeah. Zero hit. Fine. Quando Benigni gioca al The Ring. Perché? Lo so che mi frega quei movimenti lenti. Però dai. Grazie a da... Oh, io non sto a salutare i sub. Perché io qua c'ho pure il PC ma non me sona. Quindi grazie ai sub. Mo cerco di sistemare in qualche modo. Forgive me. Oh, che vuoi? I've been testing you. Cioè? To see whether or not grace truly does guide you. Ok. And whether you are fit to face the challenge. Ma cosa vuole da vita mia lei? It seems my worries were unfounded. Ecco, se ne vada. Torrent had your measure from the very start, whereas I merely pretend. Ma Torrent è il mio cavallo? There is one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the round table hall. La tavola rotonda.
of tarnished cookies. Ma che cazzo c'entra? Guided by grace. La Britannia! Non ce voglio andare adesso! Ma se gli dico di no, io voglio andare a ammazzare il boss! Ma se la manna a fanculo mi torna, ce vado, vabbè. Che palle che sei, signorina. E andiamo, ma posso tornare indietro? Andiamo, sa la mano, famo sto business. Famo il business. Bella, la statua Viecce. La Rocca della Tavola Rotonda è un luogo dove convergono i senza luce. Ah, non è una zona. Un patto di non aggressione, proibisce i duelli. Ah, è Nab. L'icona della tavola rotonda segnala quando non appare a questo mondo e può essere raggiunta solo attraverso i luoghi di grazia. E che ci faccio? Guarda, le spade cheat. Questo è il grazione. E beh, me devo sedere? Devo spaccare tutto? Qua è dove si fanno i duelli e il PvP, che è? Oh, ciao. Ha una ruota anche a strada sul collo. Welcome to the round table hold. Corin il monco! Ah, questo te venne le robe. Ma l'ordine Auro è una sorta di nuovo sole. Ordine del sole. I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, riesci ancora a vederla? Sì. The guidance of grace. Ah, ecco, la scusa è che la scusa perché la grazia ti dica dove cazzo andare è perché tu vedi. Sì, lo so, sì, è facile il gioco, sì. Most tarnished are blind to it these days. Ok. You are something of a rare breed. Mego io. What do you say? Prendiamo sti catesi. I two fingers. Costano tutti lira de roll, quindi non c'ho una lira perché mi hanno appena fatto secco. Arrivederci. Parliamoci un attimo. Ti ricordo volentieri il mio tempo. Ah no, questo non ti dice più niente. L'ordine aureo. Va bene, questo sta un fissa con l'ordine aureo. Minchia raga, qui è pieno di gente. Io voglio andare avanti. Cioè non me la devo parlare, andate a fanculo. Fammi tornare indietro. Questa è ingrazione, non posso tornare indietro. Cioè torneremo. Però non mi scamma cosa, zì. Se mi hai fatto la sub, grazie, sì, però non c'ho gli alert. Poi ci torniamo e sarò ben felice di parlare con... E che cazzo è questo? Oh, con te ci parlo subito. Sei un Nazgul! Sei un Nazgul! Da tempo in memore. Very well. Very well. Very well. Ti do il benvenuto. Questo luogo è sicuro. Va bene. Voglio offrirti un consiglio, quanto tuo superiore. Per ora sei solo in visita alla tavola rotonda, nulla più. Devi ancora guadagnarti una posizione. Ricorda di portare il rispetto. Il dodo rispetto. Questo è quanto. Questo è quanto. Ma io quindi non posso manco ammazzarli volendo. Minchia. Chi è il lancillotto questo? Minchia, ma è gigante sto posto, eh. Raggiungo la tavola della grazia. Ah, eccolo, vedi? Questo è il grazione. Ci torneremo! Come... Ah, così. Ah, son coglione. Il tavolo va a fuoco. Bene, bene. Ah, questa è la guida della grazia. Quindi noi in teoria dovremmo fare i seri e trovare tutte le grazie che ci portano da una grazia all'altra, mi sa? Forse sto a flashare, eh? Però noi dobbiamo andare pure verso di qua, porco Giudo. Vabbè, allora, intanto ammazziamo il boss. Troppa roba, troppa roba! E io voglio fare tutto! I completisti vogliono fare tutto, è un casino sto gioco! Allora, questo mi fa venire in mente che abbiamo trovato questo elmo che mi pare anche più caruccio. Elmo soldato fedele di Godrit l'innestato, realizzato in ferro e buona qualità. È robusto, una maglia in metallo. Mettiamolo. Allora, in teoria non dobbiamo... Carico medio stiamo. No. Vabbè, allora, per star leggeri... No, vabbè, ma dovremmo sta... Scusa,
Ma che cazzo faccio? No, vabbè, siamo sempre in normale rolla. Stiamo pure andando in giro con l'elmo, cioè col talismano dei falliti. Col talismano quello. Ah, ma tocca esaminare pure questi. Sì, ma non è che io posso stare esaminando ogni 30 secondi. Però è troppo buono. Cioè, mi sento in colpa con quel talismano. Aspetti. Ok. Dove sono le mie animelle? No, fammi prendere le anime. Fammi prendere. Non mi ammazzare. Non mi ammazzare. Ok, adesso lo puoi ammazzare. Cioè, avete ragione, è lentissimo. È un pezzo di merda. Guarda come. Cioè, avete ragione, te frega con i movimenti lentissimi. Accantona le tue stupide ambizioni. Mai! Mai! Fai finte. Vabbè, mica è scemo. Scusa, ma c'ha ragione. La sentinella l'abbiamo sbragata, Gasp, ovviamente. Abbiamo preso. Che ci aveva dato? La labarda. Ok, stavolta siamo andati meglio. Venga. Il potere del sole. Oh, basta stare attenti. Questa è una cattiveria. Ecco appunto. Mi fai curare? Ok. 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 Concentrazione. Mi sei piaciuto. Mi sei piaciuto. Concentrazione morto. Mi ha fatto un attacco veloce, uno lento, ma mi ha scapigliato tutta la vita. Ci sta, ci sta. Potrei evocare i lupi, no. Allora. Chi è questo? C'ha pure lui il coso. Ok. Venga. Uno e due. No! Culo! Si è buttato! No! Ero convinto se fosse buttato da sotto! Oh! Si avvicina! M'ha detto culo! Aia! Bello! So stronzo! So stronzo! Cioè te sei cattivo, No! So stupido! Minchia! Minchia! Tocca concentrarsi. Aia! Forse conviene cambiare. No, però vabbè che la spada è lenta. Però io voglio andare di domani. Mio fratello Margit. Margot. Sto giovine in cerca dell'anello. No, fammi. Ok. Vaffanculo però. È vero, è troppo. Forse è veramente un po' lentina. Perché non c'ho il tempo! Non gliela faccio a fare due attacchi! Pipì, che vuoi fare?
Non mi ha preso. E tacci tua. No, comunque è stato creato per non buttarsene sotto. E vaffanculo. Vai trono, vai uomo! Allora, proviamo a cambiare arma un attimo e metterne una più veloce, pure per provarle. Perché questa una mano non la posso tenere. Spada dritta del vassallo. Spada dritta di nobile foggia di eccelsa qualità. È sovente brandita dai fanti al servizio dei signori. Presente macchie e scheggiature dovute all'uso, ma il complesso appare conservato in buone condizioni, sebbene i soldati che la brandiscono siano ormai preda a una cieca follia. Vai cieca follia. Così sta mano a mano. Lo scudo non ce l'ho, c'ho quello grosso, ma non mi pare il caso. Proviamo pure a sparare cieca a balestra. Dove sono morto? Là. Vaffanculo. Più veloce, Mamma mia, eclettico! Epilettico, aia! Carico. Questo è velocissimo e questo è lentissimo. Minchia, quanto è veloce! Tiè! Tiè! Le zaccagnate da Monte Mario fuori orario, uno svario di zaccagnate! E son coglione. Oh, questo è velocissimo! Mamma mia, non ti do respiro! Volevi bus! Mamma, so proprio stupido! So proprio stupido! Conciuto! Gli levo un niente, eh! Chi è? È arrivato Thor! Martello di Thor! Minchia, già meglio, già meglio. Banhammer. Posso evocare tutto quello che voglio, zero, però non me va. Facciamo che se continuo a morire evoco i lupi. Il martellone. No, lo fanno apposta. Vai, venga. Vengo io. No, venga lei. Ma questo che c'ha come... Ah, c'ha la posa! Aia! E vaffanculo, sono un coglione! Ma cambia spada, lo... ma che cazzo volete? Ma che cazzo volete? Ma che cazzo volete? Ma ci avrò diritto di fare come mi pare! Ma non vi permettete mai più di dirmi quello che devo fare. Hai capito? Hai capito? Vergogna. Voi, che cos'è questo fans planning? Voi fate fans planning. Voi dite anche alle donne di mettersi la gonna lunga. Questo fate. Vergogna. Vi dovete vergogna. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Che era sp... Ma por... Sì, però se mi scrivete mi distraggo, eh. Allora, ho l'idea geniale. Ho l'idea più bella che mi sia venuta in mente. Sono veramente fiero di questa idea. Io non credo di poter meritare tutta questa intelligenza che mi sgorga dal bucio di culo. Io so quello che devo fare. Lo sai che devo fare?
Andare all'altra via e vedere che c'è. Oh, voglio esplorare. Oh, vediamo cosa c'è qua. Vaffanculo. Andiamo dritti. Fatemi levellare. Mi sono rotto il cazzo da ammazzare gente andare levellato. Voglio anche godermi un po' la vista. Va bene. Mo' provo a fare il cavaliere dalla prigione. Sì. Io tornerei ai picchi di cristallo. Quali cazzo so? Ah, qui ci siamo andati, non ho trovato un cazzo, vaffanculo. Andiamo dalla vecchia. Allora, qui. Ma questa che è una bomba, non lo so. Dobbiamo andare di qua, però. Sì, quelli di Hollow Knight, veramente. Era un memino. Questi hanno gli alberi in presa bene, no? Voglio stare in mezzo agli alberi che pampano. Pump it! Ah. Prendiamo Luca Balla. Qui sono le mura delle porte della città. Ma qui una porticina, niente. Magari qua sotto, no? Qua sotto c'è qualche segreta? No, però c'è un teschio. No, c'è un fungo. Andiamo dritti là. Via, popolo! Alla ricerca di un'armatura, perlomeno. Questa ci abbiamo parlato. Queste statue hanno visto giorni e ere migliori. Ah, qui finisce qua, nella tristezza del cuore. Però abbiamo preso il ricettario del guerriero nomade. No, ci si butta qua. Oppedala. Oppedala. E non posso, non potremo mai più tornare su. Siamo fregati. Mary, che c'è? Qui che c'è? Qui dietro c'è qualcosa. Funghi, funghi come si è piomesse. Ma che è? Ma che è? Ma che cazzo? Gli scarabei, cioè? Prova a spiaggia. E che fanno qua la roba? Salta giù. Ma ho trovato un buco. Qui? Questa fa una fine di merda. Ah, rovine, eh. No. Ma l'ho presa così? O la devo ammazzare, tipo? Oppure è scappata, non mi sono accorto. Non lo so. Ah, vedi? Pertugio. Strano che ci sia gente a uccidermi. Strano. E pecore, quasi scende. Forse è una cazzata scende qua. Dove cazzo sto andando? In mezzo alle fratte. Qui, boh. Che belli uomini che siamo. Lì sotto non mi pare ci sia niente. Uccelli. Perché qua sono morti in 18.000? Si sono buttati tutti? Sì. Ah no, tutti che col giro. Complimenti. Mo' lo farò anch'io, però, cioè, io voglio vedere. Ma no. Ma no.
Dove mi sta portando? In cima alla montagnola. No, Luvo. No, Luvo. Mi lasci perdere. Mi lasci perdere. Prendo, preso pure le ossa, Spregius. Io mi sono perso le peggio cose, però vabbè. Ah, io dovrei andare a riprendere le anime. Tecnicamente dal boss. Liurnia lacustre. Minchia. No, regà. E fatemi via. Si faccia prendere. Col cavallo questo è. Sto per morire. È uno zappare simulator. Liscio. Liscio. Preso, preso, preso. A me l'ha spallata proprio. Ussuto! Hangart! Minchia! Depreda cadavere! Tutte ossa! Andiamo avanti! Poveri lupetti! Ma dove? Sono arrivato in un'altra zona segreta, col passaggio segreto. Ma dove siamo sulla mappa? Ah, proprio nell'al. Cioè, abbiamo skippato il boss volendo. Cioè, volendo skippi tutto l'universo. Sei il primo che vedo fare così, perché io cazzo esploro. Merde. E mi chiudo. Underlevelato ammazzare i boss. Comunque no, cioè è abbastanza facile. Sì, open world. C'era anche nei Soul. Mo' l'open world. Puoi andare solo uno se vuoi. Quando giù nei catacombe oppure su. Open world. Sono proprio un cagacazzi, eh. La grazia. Andiamo. Ma io lo faccio il boss adesso. Appunto, per fare la storia è necessario, quindi mi pare strano balzarlo. Sì, infatti ancora devo esplorare tutta la Sepolcride, raga, non vi preoccupate. Sto solo a fare un primo scorcio. Siamo dall'altra parte. Qua è un'altra zona gigante. Qua siamo alla seconda parte. Infatti non mi conviene annacci. Abbiamo solo saltato. Ammiriamo il paesaggio. Quello è il castello. Quello è il castello di Gran Tempesta? Potrebbe essere. C'è una casetta che mi ispira una cifra. Non ci dovrei stare qua. Ma chi lo dice? Allora. Dobbiamo andare tutta nella parte destra pure. Allora, perché mi mandate qua la grazia? Mi manda verso il centro. Allora, io vado a piare le anime. Però devo ammazzare per forza il boss. Che cazzo. Vabbè, riproviamoci. Ok. Il castello di Gran Tempesta era dietro. Non è vero. Lei non sa la lore. Allora, voglio provare. Andagli del weapon art. Che gliene vuole più. Qua era uno. Mazza quanto gliene vuole con la weapon art. Prova a menagli con la weapon art. Perché gli faccio più male. Se no qua ci mettiamo gli anni. Quanto fa caldo? Abbastanza, Ronaldo. Ti ho letto. Non c'è. Non mi suona il PC, non so perché. Grazie per la sub, bru. E grazie a tutti quelli che l'hanno fatte. Aia! Venga. Però sono lento, eh. Ha preso ovviamente. Che taglio. Che palle sta attacco veloce.
proprio creato per non darmi la finestra. Ok. Ma se invece gli schivassi da di qua? Forse mi conviene girargli a destra. Vieni più di qua. Ah! So avido come... come quelle che chiedono l'alimenti dopo sei mesi di matrimonio. Poi mi sta sul cazzo che per fullarmi due fiaschette. Sì, comunque conviene girare a destra totale, eh. Ecco. Per... tacci tua. Ballerina volante style. E vabbè, oh, frate! C'ho poche fiasche. Mannaggia. Mannaggia la peppa. So più avido di sabaco livello 1. Succede. Ma io vorrei riprendermi ste 2000 anime. Quindi tocca ammazzarlo. Dove mi ha ucciso? Lasciami perdere. No! Ma tocca esplorare più la mappa, lo so. Però io li voglio fare a livello basso. Perché è più divertente. Minchia. Quanto sono avido! Quanto sono avido! Comunque questo si deve schivare a destra, almeno alla prima fase. Vieni più verso l'entrata. Aia, veloce! Aia! Vaffanculo. Vaffanculo un po'! Scusa! Guarda lì! Ce li ho, li uso! E che cazzo! Magnatevelo, magnatevelo! Quello un cazzo, bro. Aia. Sta ballerina volante. E addio. Ah, lento. Ah, veloce. Sono morto. Ma Pipina mi sale sulla play! Pipina, Cristo, levati! Pipina, dai! Aspetta, Pipina, no! Ho capito che la play è calda, tu sei contenta per far caso. Amore. Che burdella! Pipina mi sale, c'è pure la difficoltà. Aspetta, non vedo più un cazzo, raga, scusa. Comunque ce l'avevo quasi fatta, eh. Adesso provo a evocare i lupi nella seconda parte, perché la prima ce la faccio da solo easy. Allora. Sì, infatti tocca fare le motte di Pipina e Merry. Qui c'ho ancora un sacco di spazi per le motte, però vabbè.
Allora. E so stupido. Mali mortacci mia! Niente, sto completamente fuori concentrazione. Ok. No, dove cazzo vado? Merda. E m'ha preso. Mi sta sul cazzo che mi pia alla fine. Sto try da dimenticare. Vabbè, datte una mossa. C'è una... Ah sì, questa è la tartaruga con la campana sui coglioni. Che fa sempre piacere vederla. Fa sempre simpatia, fa sempre colore, fa sempre allegria. E mo torniamo a Fiderma. Allora. Ma vieni qui! Ma che sposa, sei timido? Ma hai gonfiato fino a mo, sei timido? Mortacci tua. Uno, due e tre. Uno, due e tre. Vieni qui però. Tacci tua, ti odio. Uno, due, tre e me ne vado. Merda. Merda. Sono un coglione, Cristo santo. Stavo andando molto meglio prima. È tosto, eh. Cioè, so io pure una merda, però. Sto a petto nudo con una balestra. Amore. E non sento mocio le cuffie. Vai, su! Vabbè. Traddato. Ok. La lentezza che te contraddistingue proprio. Ok. Troppo presto. Oh, wow. Ok. Beh, dai. Sto trade è andato bene. Sta sequenza dei colpi è andata bene. Ho preso poche pizze. E mi distraggo. No vabbè, ma continuala la combo, bro. Ma continuala, ma non ti preoccupare. Mannaggia il tuo dio che non è il mio. Perché tu preghi i gerani, preghi, Cristo, oddio. I gerani luminosi. C'è un geranio luminoso in mezzo alla mappa e voi lo state a pregare. Lì, mortacci vostra, datemi un accendino che risolve Elden Ring. Mi calmo. Stare dietro ma attento coda. Che c'è a destra? Che c'è? Che cos'è questo? Un segno? C'è coso? C'è Luco? Come si chiamava? Quello Gran Cappello? Logan Gran Cappello. Sta bene là. È un geranio. Zitti. Uno, due, tre. E quattro. Uno, due, tre.
Ma perché sono stupido? No, guarda, porco... Cioè, mi ha preso lo sconforto. Perché mi ha preso in modo così stupido. Sono rimasto fermo a morire, cazzo. Che deficiente. Ma li morta. Dai che ce la si fa. Ma vada. 1, 2, 3. Oh, niente. Fermo, fermo personaggio. E se ne va ovviamente perché è figlio di madre ignota. Ma vai a fa culo. Ma vai a fa culo. Quest'attacco veloce è una merda. Dovrei fargli evo un art perché gli levo troppo di più. Beh, insomma, cioè alla fine no, sono molto più lento. Sei una merda. Mannaggia a me, mannaggia. Ogni tanto tilto e me punisce. E non te ne andà! Quanto sono stupido. Ammazzami, guarda, perché non riesco. Non riesco. Mannaggia a me, mannaggia. C'ho un'idea. No. Voglio usare... Infligge sonno. Vogliamo provare il sonno su questo figlio di puttana? Ma che vuol dire sonno? Proviamo sonno. Fammi prendere le anime. Mi devo curare. Abbiocchete. Abbiocchete. Però mi sto a far ammazzare. Però l'ho sprecata. L'ho sprecata proprio a livelli indecorosi. Sto a tiltare, che mi devo calmare un attimo. Sto giocando in merda. Mi devo calmare. Perché non salto? Perché saltare è per chi c'ha problemi con la vita. Senti, facciamo che prima prendo le anime. Aia! Aia! Facciamo a caso. Il caos. Voglio il caos. E sei lento. Mamma mia, proprio a caso! Ciao, Kiko! Trono, chi è Patches? È un bravo ragazzo.
A me sto sonno mi pare una cazzata. È vero che l'ho colpito 3 volte, però vabbè. Buttamole tutte, buttamole tutte. Sei lento e poi veloce. Sei un bastardo. Concentrazione. Quei gatti che mi corrono davanti. Dio Cristo ladro. E ho dovuto bestemmiare. Pipina! Pipina! Levati! Pipina! Via dalla play! Mannaggia. Non si può campare così, Cristo Redentore. Mi chiudo, Dio cane, mi chiudo. Che cazzo. Per questi ultimi 10 minuti di live, l'avete dovuto fare prima. Tu dirai. Naggia la troia. Oh, andiamo. Perché non provo il sanguinamento? Perché poi c'è Vader pronto soccorso. Allora, tiè. No! Non è successo niente. Non è successo niente. Non è successo niente. Forse un po' sprecata sta cura, però vabbè. Ok. Stiamo andando bene. Sono coglione? No, sono bravo. Adesso no. Allora, avessi avuto la roba del sonno. Sì, ma perché parlo? Naccia la puttana. Io me fullo. Salta. Salta. Salti. Lo uso adesso il sonno. Salti. Non lo so che sono. Coda. Va bene. Aia. E vaffanculo a te. E le zaccagnine. E i boss senza levellare. E ho capito. E vaffanculo. Vabbè, senti. Famoso in giro a sepolcri del godimose la vita. Sperando di non morirci, cazzo, perché rivoglio ste 2000 anime. Qualcuno mi ha raidato, che è successo? Comunque grazie. Grazie. Proprio nel momento migliore mentre bestemmio tutto. Allora andiamo in questo lago di merda, perché non ci siamo andati, vai. Andiamo nel lago di merda. È la vita. Ciao Winterone. Ma dove siamo qua? Famo se sto giro. E poi vi saluto. Ah, ma sono entrato proprio. Sono andato un po'. 2000 anime per me sono. Infatti, non so tante alla fine, c'è ragione. Però per me sono un livello e mezzo. Perché dopo le 9 arrivano tutti, sì. Io. Faccio le live nell'orario del cazzo dell'universo. Allora, andiamo di qua. Allora, siamo in chiesa. Oppure mi hanno bottato, raga, perché mi pare un salire un po' troppo repentino. Mi pare un po' troppo in 10 secondi. Onestamente, vorrei controllare se so effettivamente gente. Nel dubbio poi vado a controllare. Mi pare un po' troppo in troppo poco tempo, capisci? Sei sicuro, Jerry? Nessun botto nel raid. Allora venite tutti alle 9, stronzi, devo... devo fare live alle 9. Allora, qui non ci siamo andati. In effetti è un pezzo abbastanza grande che dovrei esplorare. Qui c'è un lago. Andiamo dentro il lago.
Ma non c'è il danno da caduta? Allora, beh, allora continua un'altra mezz'oretta. E che cazzo, eh? Ma qui c'eravamo già andati. No. Non c'eravamo andati. Ma li mortacci tua. Limo 44. L'eroe corre verso l'opposto del drago. Papapapà. Levamos la cacca. C'eravamo andati quasi, sì. Sì. Il signore dei draghelli. Prendo le rune auree e mi lavo a cazzo. Però ci voglio provare. Ci voglio provare perché alla fine gli ho levato qualcosa. I granchi direttamente da Dark Souls 3 fanno male esattamente come Dark Souls 3. Bravo. 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 No, è più coglione di quello di Dark Souls 3. No. Pure i granchietti, no. Uova di granchio. Io ancora non ho ammazzato una libellula. A posto. Ma poverino, non lo voglio ammazzare il granchietto. È così sfigatello. Dobbiamo andare pure qua nella Allora, andiamo nella parte giù. È veramente come Pokémon Arceus. Ci saranno pure le zone che puoi andarci volando. Non lo so. Mi sono cagato addosso. Però bello. Fungo. Fungongo. Allora, poi qui, ma qui poi si va con... ma poi continua giù. Non è che stiamo nel lato, che ne so, in basso a destra. Continua. Lei chi è? Ma lei mi fa del male? Ma questo è un guerriero di Fram. Di Fratma. Guerriero di Fratma. Quello che è più facile col cavallo, perché scappi. Cioè, te ne vai, torni. Te ne vai e vaffanculo. Cioè, ma che merda è? Il cavallo è una sozzeria. Il guerriero di Fratma. Tipo il boss di prima a cavallo. Se no non ce l'avremmo mai fatta, eh. Ma è uscita tutta una... tutta gente. Mi fa scendere da re nero. Noi stiamo in maglietta. Dimmi che mi hai droppato l'armatura. Dammi l'armatura. Ma che culo. Siamo per diventare gli esseri più fighi dell'universo. Da dei barboni al boom bitch. Boom bitch. Boom bitch. Non sono manco in fat roll. Forse. Ma detto culo, eh. Ma perché il gioco mi premia. Levo questo per sicurezza. Non siamo più cavalieri barboni. Siamo cavalieri di un certo livello. Sociale elevato. E allora però, se torna alle origini. Se torna alle origins. Mamma mia. Trasudo cattiveria. Ma voi me menate? Ve lascio aperto. Nel dubbio. C'ho un dubbio orrendo che i gatti abbiano cagato fuori. Ma mo stanno con te i gatti, sì. Non cagate. Forse provo a far il boss, dai. Allora. Per quelli ci sono adesso, io comunque faccio il live alle 7, no alle 9. Capisco che, vabbè, poi ognuno c'ha da fare, non pretendo nemmeno, quindi, però alle 7. Farfalla ardente, ancora dobbiamo leggere. Ma ormai sono troppo swag. Non mi potete fare un gasso. Minchia, sciotto le persone. Frammento di rovine. Mamma mia. No, non c'ho il pestone. Gatti, non cagate fuori dalla cucetta. No, poverino. Ti lascio perdere. No. Se sei così, se chiedi pietà in questo modo,
Non c'ho cuore di ucciderti. Non l'ho fatto, hai visto? Non l'ho fatto. Sono... Io però, cioè, io devo saltarci. Ecco, mo dai un premio. No, non serve assolutamente un cazzo, serve a morire. No, non sono morto. Io devo ammazzare una tartaruga, mi dispiace. Cannibal Holocaust. Almeno una la devo ammazzare. Devo sapere che me danno. Basta, non ammazzo la ma la parte 3. Cristo Dio, usci dall'altro ieri. Ma tu non te rendi conto? De che vordi fa un'ora di video e ti dato in qua maniera. Ogni frame ti dato la parte 3. Ma io ti vengo a cercare. La faccio al gabbio la parte 3. Dopo che ho finito con te. Ah, ti voglio bene, Greve. Ti voglio bene. Mi danno rimorsi. Ok. L'ho ucciso, non la ucciderò mai più. Però mi ha dato un pezzo di tartaruga. Non sto calmo per niente. Allora, qui ci sono delle rovine. Andiamo a vedere. Ci sarà un mini boss. Un mini Bowser. C'è uno col bastone. Ma questo è uno stregone. Tu mi insegni. Perché noi evochiamo lo stesso pezzo di merda. Questo è uno stregone. Fammi la magia. A magico. È proprio il magico. Lo vedi che sto imparando la lore? Che culo. No, vabbè, ma questi sono troppo obbligatori. Questo è un troppo obbligatorio, non ci credo. No, questo è un troppo obbligatorio. Ammazzi il mago e te dà la roba. Per fo... È un meraviglioso, è un fantastico. Carini sti bastoni così semplici. Bastone con una scintipietra incastonata sulla punta. Scintipietra, e dove dobbiamo andare? Tipo nella cava di queste robe. Catalizzatore delle stregonerie. Bastoni consentono di lanciare le stregonerie. Ma me vabbè, lo sappiamo. Ah, sono obbligato a ricoccare. Ah, mi ha detto culo? Bene. Mi dice culo. Ma il disistrono del muore, bitch. Ma l'armatura era garantita? Se no mi dice culo, veramente. Qui c'è tutto un tombarolo. Raccoglio oggetto. Runa. Aspetta, mi scrivo i mod. E poi tra l'altro... C'è qualcuno che ringhia. Oh! Mi fa guardare il telefono. Sto per morire. Sto per morire. Sto per morire. Sto per morire. No. C'è il lupo bianco. Liscio. Salto. Comunque, cioè, questo è un attacco veramente arcade, eh? È veramente la Sekiro. Cioè, sta attacco in salto è proprio... Boh, non mi pare Dark Soul. Però va bene, sono io un vecchio baccaglione. Venga. Venga prima che arrivano i suoi cugini. Oh, mi ha rotto il cazzo. Mi ha rotto il cazzo. Sputrumf! Sputrumbrugrusmdu! È letteralmente schizzato via dall'inquadratura. Sprankinest! Sigma Hell! Sigma Hell! Sprunf! Sabere! Scimere! A posto. Step up! Step up! E quanti cazzo siete? Però c'ha senso perché ci stanno i cadaveri, ci stanno le tombe aperte e i lupi sono venuti a mangiucchiare. Runa aurea! Dentro la tomba c'è qualcosa, a me non mi si frega. No, non mi sono sfogato perché mi dispiace ammazzare i lupetti, porca mignotta. Non c'hanno colpe, però me sfondano. Oh, ha droppato. Ha droppato il lupo normale. Ossa d'animale, vabbè. Aspettate, raga, che io in teoria dovrei uscire. Quindi 10 minuti e stacco. No, forse mi ha detto... Aspetta. No. Infatti, Jerry. Jerry, non so che dirti. Infatti, boh. Vedemo. Poi controllo. Non so nemmeno come controllare. Prova a fare una cosa. Apri gli spettatori. Fammi sto favore. Copia tutti i nomi degli spettatori. Vai su una pagina che conta le parole. E vedi se più o meno c'ha senso. Questi mi ammazzano.
Hai capito che t'ho detto? Hai capito? Non so se hai capito. Penso veloce, parlo veloce. Forse, cioè, secondo me è un po' troppo repentino sto aumento dei de spettatori in troppo poco tempo. Quindi a me, io non mi fido. Uè, uè, uè! Sei garbo? Che mo' ucciso? Che succede? Vabbè, muoia! Messaggi criptati, l'ho detto 5 secondi fa. Non è un messaggio criptato. Ah, c'è uno stregone infame che mi mena alle spalle. Tenga, tenga! Ha strillato un po' di merda. Madonna, che cagacazzi il mago. Sì, però c'è un problema con sto mago, eh. Dove sta? In cima alla montagna, conoscendo i soul. No. Sta proprio in cima lì a romper cazzo. Conoscendo i soul. Dove è andato Fratam? Dove è andato il cavaliere de Fratam? Se n'è andato, ci è rimasto da me. Vieni, frate. Ma guardalo che agilità. Allora io salgo da amico tuo. Salgo da qua? Sì. Eccomi, frate. Stronzo. Cioè, mi ha counterato il salto. Questa è la cosa più swag che vedrai da fatto da un mago zombie. Mi countera il salto, il pezzo di merda, e mi fa cadere. Cioè, se fosse stato un fossato, sarei esploso. Ma basta. Sì, niente sarà infame come la città infame, quindi pergamena con tutti incantesimi. No, non l'ho ancora ucciso Magritte. Prima mi sto a fan giretto. Ah, ecco gli stronzi comunque che mi dicevano prima. Vai, c'è una cosa bella nel lago. Sì, è il drago che mi si schioppa. E vado da qua. Fratem. Bene. Agilità col cavallo. Oh, mo che ha senso usare L3. Ambulanza! Ci sono i vostri cazzo di messaggi. Frutto di roba. Ok. Io non riesco a leggere con i vostri messaggi. Smettete di scrivere. Allora, donna, della c'è una cosa. Minchia, ma è gigante pure questo posto. Mi sto a perdere qualcosa qua, sicuramente mi sto a perdere qualcosa. Eppure tu sei morto. Eppure io sono morto, no? Ok. Martello! Mi stanno droppando tutto, tranne lo scudo. Scudo? No. Qui c'è un altro di questi cosi. Qua è dove ci sono le ampolle in più, mi sa. Questa è un'altra ampollina? No, a scheggia di luce stellare. Qui si va verso un mondo fantastico. Aia. Però il mondo fantastico non ci voglio andare adesso. Perché non c'è una grazia, una cosetta? Qui tocca fare expertise. Becca. Cazzo, è la libellula d'oro. No, no. Salto alla cieca. Ma questa è buona, la libellula d'oro. Fatti uccidere, vieni. Ma è una libellula e basta. Vieni però. Attacco in salto. Ma dai un oggetto. Testa di libellula gigante. Che cazzo. È la libellula shiny. Infatti mi pareva più carina. Eccola. È da sempre ritenuta un antidoto dei veleni. No, niente, vabbè. Ecco. Stiamo andando qua.
è il punto di interesse, che è un'altra tomba, Cristo, oddio, è un'altra tomba. Però forse questo sarà più facile, dai. No, te prego. Ma ci stanno tombe ovunque. E vabbè, perdiamo le duminanime. Perché dite di non farla? Sono anche più forte, quindi in teoria, cioè, dai. Spero ci sia una tomba dei mali gaiane da ste parti. E less gold. Proviamo. Perdiamo le 2000 anime, dai, chi se ne frega. Prendiamo gli oggettini e andiamo. Ah, comunque, quindi queste cose, questi buchi sono le tombe. Ce n'è uno qua, ce n'è uno qua. E va, per adesso. Una tomba etrusca. Andiamo a romper culo agli etruschi, vai! Etruschi bastardi. No, io dico le anime che ho lasciato da Matilde là. Entriamo nella galera eterna. Forse come converrebbe andare con la spada corta. Però sti cazzi. Ehi, trono, come va? Va bene. Ma certo che c'è la statua di Marica. Chi è? Cavalier Limiere Invisibile. Aia. Sì, ma io sto con una fiala. Non posso manco evocare i lupi. Beh, vabbè, se può fa. Gli levo tanto. Se può fa. Ah, e te fa sanguinà. Sto merda. Che spada figa che c'ha. Martedì visita le tombe etrusche a Cortona. Beh, sono belle le tombe etrusche, a parte le cazzate, eh. Con lo scudo lo fa in 3 secondi. Ma lo scudo. Sì, ho battuto il cavaliere, ho battuto un po' di roba. Solo il cavaliere, me sa. E sono andato un po' in giro. Dai, riproviamoci. Bastardo. Vabbè, ma questo è un po' più semplice, dai. Lento. Bello. L'artiglio. Io sta full. Sono un coglione. Questo è facilissimo. Questo è il girandola de Elden Ring. E ci sto a morire, cazzo. Prendetemi per il culo. Stai morendo col girandola di Elden Ring. Ditelo. Ditelo. Questo è il girandola di Elden Ring. Sì. Questo è fattibilissimo, cazzo. Sto a morire come uno stronzo. Sto a morire come uno stronzo. Bravo Gasp. Vabbè, magari pure perché stavo un po' più forte. L1 ci avrebbe rotto il culo. Grazie. Cioè, almeno diventa invisibile. Vabbè, però fermate. Sto morendo col girandola del ring. M'ha preso. Mi sta ammazzando il girandola del ring. Uccidimi. Uccidimi. Questo Sabaku neanche l'ho fatto per non umiliarlo. Sabaku è un uomo veramente che ha a cuore. Che ha a cuore i pixel creati da Miyazaki. Quindi lo capisco. Il primo figlio Sabaku lo chiamerà anima del patriarcato. No, come se... Niente, ciao Bert. Un saluto a Sabaku che voglio tanto bene. Poi io più per culo Sabaku, so 6 ore che sto ancora nella prima zona a chiudeme coi livelli. Porca troia.
dal Beyblade d'Elden Ring. Non mi ricordo che cazzo era il Beyblade. Dai, dai, uccidimelo, uccidemolo, su, su, forza, venghi. E sto stronzo. Perché? Perché sto a tiltà? Perché sto a tiltà? Appena ho detto che era il girandola che prima gli ho rotto tutto. Perché? Perché mi devo far prendere per il culo da solo? Ma Cristo santo! Ma è ora di dire basta! È ora di dire... Anche io ho un cuore! Ma no, è semplice, dai, no, dai, a parte le cazzate. Più che altro è semplice perché noi potremmo pure regge. Non è come quell'altro che in corpo ci rompeva l'anima. Ma posso usare il cavallo qua dentro? Non credo. No, mi piscio addosso. Ah, ok, perché usare il cavallo qua dentro sarebbe stata una buffonata ria. Allora. E so stronzo. E so stronzo. Ok, dai. Ah! Gli devo dare una botta sola. Ok, tre. Niente. Merda. Basta, zero hit. Zero hit dopo questa. Zero hit dopo questa ancora. Vabbè, sto imparando. Questa è la danzatrice, sì, in effetti. Niente, gli attacchi in salto mi state a dire che sono così importanti adesso. Cioè, cazzo, va bene tutto. Però da qui a rendermeli vitali. Ok che sti boss sicuramente sono iniziali, come quello prima era studiato per fatto usare cavallo, questo sarà... Alcuni saranno usati, saranno studiati per fare l'attacco in salto e tutte queste cose. Sono sgravi, va bene. E la madonna però, ragazzi. No, non così però. E vaffanculo. Non era questo, me sa. Fammi curare. Aia! E io ci provo, però. Piotta questo. E vaffanculo. Tocca pure trovare la fine. Comunque questo c'ha... Ok, ok. Non me ne vado finché non lo ammazzo. Non me ne vado. Ah, ma voi dite insieme. Vabbè, giusto. Aspetta un po'. Aspetta. Così dite. Proprio così, de cattiveria. Subito. Così. Yui yui, guarda, beh. Aidi, aidi. Ok, ok. Vedi, io imparo subito. Subito. Mastero le skill. Ma che ne sai? Andiamo. Io vorrei pure fare qualche livellino. Però vabbè. Proviamoci. Scusa, allora proviamo, aspetta. Vai. Questo è un po' più lento. Mi sono scordato come si fa. Mi sono scordato. Hai visto che ho fatto l'attacco caricato? Mi sono scordato come si fa. Mi sono scordato, mi sono panicato un attimo e sono morto. Ok, prima X e poi R2. Perfetto. Sono come... Ma sti cazzi delle grazie. Posso livellare tutto. Ma non adesso, dopo. Allora, non è successo niente. Dai, su. Ok. Però, si faccia colpire. Letto! Oh! Fatti colpire!
Aia. Aia. È un po' lento, un po' lento e poi veloce. Ehi, davvio. Ma il mio culo stunna. Ah! Ecco. Minchia, perché gli famo malissimo comunque, eh. Mo faccio solo l'attacco in salto. Andate a vaffanculo. Non mi pare stunni. Non mi pare surri. Questo è surri. Gli stavo dando le mazzettate. Fa troppo ride. Si è chiuso con questo attacco da rincoglioniti. E te ne do pure un'altra. Ma prima l'avevo... Aia! Prima l'avevo staggerato. No! Come ho fatto prima? Oh, non gliene frega un cazzo! E vaffanculo però, eh. Io ho schivato l'attacco! Io ho schivato l'attacco in salto! Saltando! Me so piaciuto! Mamma mia! Mamma mia! Zanna del limiere! Bello! Me so fomentato! Comunque attacco in salto sgravo a livelli indecorosi. Dove vado? Comunque non l'ho staggerato mai! 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 Vediamo la spada! Anche se mi pare una spada un po' dex! Un po' dexter! Vediamo un po'? E infatti scala in destrezza, però anche in forza. Però posso anche cambiare, no? Con tutta la cosa. Spadone curvo dalla caratteristica forma ondulata brandito da cavaliere rimiere. Consente di sfrenare micidiali e attacchi aerei. Ecco, questo era il boss per fatte zompa. Te dà pure l'arma per fatte zompa. Colpisce verso l'alto. Va bene. A due mani ce la posso usare? Se non a due mani. Questa nemmeno a due mani. Ho capito, regà. Non la posso usare nemmeno a due mani. Beh, incazzato, eh. Incazzato. Prossimo episodio di Death Note presto. Appena finisco il gladiatore, mi sa che faccio Death Note e poi Animali Fantastici, Briz. Signori, stiamo swaggando come la morte. Però dobbiamo levellare. Quanti anni mi ci ha dato questo? Manco tante, perché infatti non era così. Era un po' un pirla. Ora sono io girandola, sì. Infatti faceva le girandole. Ma io posso volare sopra sti cosi di fumo? Non credo. Che ci manca da esplorare? Sta parte vorrei esplorare. Aspettate, raga, fatemi scrivere una cosa. No, tiranno no. Io ho le mail che mi mandano vuoi andare in home, io le piscio tutte. Non ho mai risposto a nessuno, cazzo, quindi non so che dirti. Comunque vabbè, andiamo. Andiamo verso di qua. Verso di qua. Proprio. L'italiano correggiutissimo. Qui stanno dei campagnoletti. Qui stanno delle fratte. Io devo esplorare ogni centimetro, regà. Non avete capito. E sicuro mi perderò qualcosa. Qui stanno i cavalli, importantissimi. Le capre, da vederlo. Lo so che c'ho le rune, però io me ne devo tenere una per tipo. Tu non capisci come gioco io. Almeno collezionarne una per tipo, quindi se c'è una le uso col cazzo. Sì, vorrei fare build forza. Ah! Tutto a posto. Ma non c'è il danno da caduta? I troll!
Nei sotterranei? Ma che cazzo di strillate, bastardi? Io ve farcio peggio di cazzo! Mamma mia, non me strilli in faccia, capito? So io quello che strilla! So io! Ma è una scimmietta! Ma che carini! Brava Mary che mangia! Io continuo a zompa. Non ci... Ma queste tre scimmie non proteggevano niente? Ma non ci credo! Fa attenzione imboscata! No, no, ma... quanto mi stanno sul cazzo i messaggi! Lo vedi? Se prima mi avessero detto fai attenzione drago, si sarebbe rovinato tutto. Fanculo sti messaggi per terra, li mortacci vostra. Non sei uno che mi dà una mano, sei un pezzo de fango. Ti odio. Ma sì, spawnate, ma che cazzo me ne frega. Io devo capire che c'è qua. No, non lo leggo. Ci stanno tre teschietti. Vabbè, ma io in carcio non faccio. No, che roba è? Ah, sono i fiori rari? No. Però qui mi potrei buttare. No, c'è l'acqua. Le scimmie hanno disertato. Forse se uno fosse veramente pro potrebbe saltare, non credo. Scimmia! Sono qua io. Mi droppi qualcosa? No. C'è tutto sto bordello per due materiali? Va bene. Ah no, frammento di rovine. Ah, cazzo. Ah sì, sto qua dietro, che te metti a sede? Se mette a sede, se mette. Scheggia di vitre. Va bene. Si continua con la gioia nel cuoricine. Facciamoci il confine. Che bello, è molto ASMR questo gioco. Lì per esempio c'è sta una piattaforma. Andiamo sulla piattaforma. Buttamise. Che ci si può dare anche meglio, però vabbè. Ah! Morto? No. Che è qua? No, mi stai trollando. Buonasera scimmiettine. La storia di sto gioco è figa, giuro che andremo avanti. Adesso guarda, me ne vado quando esploro un pochetto di più sta sepolcride. Almeno mi sento più tranquillo. Poi continuiamo dopo domani. O magari famo le nottate, eh. Oh, questo è un... è una scimmia mini boss. Che mi dà, la mazza ferrata? No, frammento di rovine. Ma che tristezza. Sì, sì, lo so che quelle due attacca a sinistra. Grazie. Se solo avessi scala. Sì, chiama quello di Dark Souls 2. Ma non c'è un cazzo. C'era il mini boss, dai. Mini boss ha sempre piacere beccarlo. Vi ripeto comunque, grazie per le sub, eh. A me non mi suona, non mi suona oggi. Non so perché. Comunque se, tutti quelli sono sabbati, eccetera. Sono sabbagati. Grazie mille. Lo ripeto ogni tot così. Grazie. Qui si può saltare? No. Qui stanno i serpentelli, i polipi. Già abbiamo ammazzato i polipi. Abbiamo anche ammazzato il polipo massimo. Decimo meridio. C'è l'isoletta qui. Dove si potrebbe andare? Lì c'è un mare di gente che si gonfia a vicenda, guarda! Guarda! Guarda che, guarda che... Sono in guerra queste due armate! Queste due fazioni! La fazione delle scimmie! E la fazione dei pezzi di me! Mo ci vado alla spiaggetta, alla famosa spiaggetta! Ma vado a fare casino pure io! Vado a fare casino pure io!
schifo. Arrivo io e pulisco. Arrivo io e pulisco. Clino la situazione. Arrivo io e ce cremo. Arrivo io e ce cremo. Ecco, guarda, si sono coalizzati. Guardate la gioia del nemico comune. No, hanno ricominciato a menarsi. Sottomaio. 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 Aia. Qualcuno ha avvelenato qualcun altro. E mi prendo tutte. Tutti i droppini. Tutti i droppini bellini. Ma che bello. Ma che bella la vita così. Questa è la guerra tra poveri accuratissima. Poi arriva il ricco. Ah, sì, sì, guarda. Ti ha levato il pezzo di pane. Adesso io mi frego tutto. Bravo, povero, che combatti per la mia causa. Bravo. Vi ho spiegato la società accuratissima. Beh, sei ridotta la qualità dello stream. Non ho idea del motivo, ragazzi. Ma io non c'entro cazzo. Queste sono le pecore. Spiaggia, va bene, eccola la spiaggia. Ho capito, ci vado. Vaffanculo. Qua c'è la gente, fammi andare dalla gente. Forse qua già ce l'ho passato comunque. Non posso vedere la mappa mentre sto in combat. In combat. Andiamo. Andiamo alla spiaggia. Ci sarà un boss che mi aprirà l'anima sicuro. Perché siete dei bastardi. Ho provato l'ombrellone. No, me lo frego alle vecchie. Lo frego alle vecchie. Appena vanno al bar a giocare a briscola. È lì la spiaggia. Ma non si scende qua proprio mai. Ma se premo cerchio no. Sì, corre più veloce. Ah, beh. È la carica. È la carica. Ah, qui c'è una grazia. Buono. E dobbiamo anche. Ah, poi devo andare a comprarmi i suggerimenti da Babbo Natale. Perché quelli mi sa che sono importanti per scoprire qualcosa e magari non ho scoperto. Se scende da qua. Non credo. Non credo. Ma. Ah. Ci provo da là. Aspetta. Io provo a buttarmi qua. Non, forse. Ah sì, qua. Beh? Sono un figo? Ah! Perfetto. A posto. A posto. Poi da qua. Easy. Da qui c'è la torre fa. Non dovrei morire, cazzo. Forse c'è moro invece. Forse c'è moro malissimo. Beh? Sto a fare delle cose strane. No. Mamma mia. Lo so. Salta? Vabbè, sì. A posto. A merda. Ce l'ho fatta. Cazzo, mo ce l'ho fatta veramente. Chi l'ha fatto così? Voglio sapere chi è che è sceso così. Voglio sapere. Voglio sapere chi è più matto di me. Voglio sapere chi è più matto. Chi è il più matto? Io! Sono sceso! Tutti, infatti. Abuse. Abuse. Abuse the mappa. Sabaku livello 1. Sabaku livello 2. Concedimi livello 2 di Sabaku. Runa, tutte go. Qui c'è da gente seria, Quanto sembri tutti idilliaco innocente inizio gioco. Andiamo bene. Lei è un uomo molto alto. Lei doveva giocare a basket. Oh, c'è la spada!
La conosco sta spada. Sta spada mi ricorda qualcosa. Certo, è col cavallo. Col cavallo non c'ha senso. Gli giri intorno, non capiscono niente. Ma la boba sta buono. Cenere di guerra gravitas. L'influenza che avevi nel popolo romano. Ma che cos'è? Bella questa, mi sa, eh. Dov'è? Dov'è? Roba seria, che è un talismano. Ma dov'è? Ah no, questa è aggressione oggetti. È una weapon art. Consegna uno stregone erudito a prendere le stregonerie. Fornisce affinità e abilità a un armamento. Beh, fico. Se cadi dall'alto, ma c'è un flusso d'aria. Ah, ecco che so i flussi d'aria. Sì, vabbè, ma io non mi butterei mai. Abilità di campioni d'alabastro dalla pelle di pietra. Conficca l'armamento nel terreno per creare un pozzo gravitazionale. Oltre attira i nemici. Figo. Figo. Lo provo. Teschietto. Runa aurea. Sì, sì, l'ho visto che puoi mettere weapon art. Infatti non è male. E anche il... ecco, granchio. Aia, li mortà. Finita la sfida. Basta che non te incastri. Aia. Vabbè, mori. Mi caghi niente, eh? Altre rune. Ah, quindi ho ammazzato tutti i mostri presenti? Complimenti. Che c'è di bello qua? Cioè, era solo per la weapon art? Non credo. Ci sarà un buco dove risalì che sarà un dungeon. So gioca su Play 5, ragazzi. L'ho presa apposta per questo e... ecco il buco. E... Hogwarts Legendary tutte cose quando uscirà. Cos'è, un falò? Amore, ma mi sa che non andiamo più. No. Però se guarda quanto sei bella. Se vuoi usciamo uguale. Oppure io lo dico a Mario e lo andiamo a trovare. Amore, no, lo andiamo a trovare. No, come vuoi, tu che... Aspetta, aspetta. Fammi... Ma che Luca di! Amore, sei bellissimo. Aspetta, 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 aspetta. Stiamo se no usciamo io e te. Ok, vaffanculo. Forse meglio, non per altro, perché io magari ero contenta che venivo, però già avevo in piano che a una certa ora dormivo sul divano. Allora usciamo io e te. Ok, amore. Mua. Ok, allora prego. Ok, allora finisco. Allora gioco un altri 10 minuti e poi esco. Dai. No, non sono uno di quelli che streama piuttosto che uscì. No. Già edito tutta la vita, non posso sta pure a sputar sangue. Quindi esco con l'amore mio. Oh, ma quanto sei bella, man. Fate una foto. Giorgio. Ah, ma come vuoi? No, se vuoi. Come vuoi? Ma sei tanto carina, ti fai vedere un po'. Bella, bella. Giorgio. Va bene. Prima, allora, faccio sta caverna. Vieni a vedere. Vieni a vedere la caverna. Salve ragazzi, se potesse vedere. Porto anche oggi, voi, faccio l'IRL. Totale giolincugio oggi con questi capelli. Amore, sì, infatti sei bellissimo. Talismano del drago sacro. Minie. Vediamo che cos'è. Guarda quell'altra rinchina. Sì, stanno a giocare. Che poi non ho capito, forse dipende dal tipo, quindi così te fa capire pure quanti te mancano di sto talismano a forma di scudo. Aumenta resistenza ai danni sacri. Un drago antico d'oro, amore. Nell'era primitiva, antecedente all'albero madre, i draghi antichi è uguale a questo. Solo che quello è d'oro e quello è rosso. Però questo è un baluardo normale e questo divina! È un... e questo è un autentico baluardo. Sì, infatti dovrebbe giocare a Veronica perché io non so buono. Sì! Ma... ma voi siete scemi! Ma questo è il tutorial! Si ritorna al tutorial! Ma che figata! Ecco l'oggetto che io avevo visto all'inizio! Ah, tutto qua? Veronica, porteresti altre 850 persone al vostro appuntamento? Andiamo, sì. Sì, facciamo l'IRL. IRL è uscita Morello.
Non è che mi sto a perdere qualcosa, no. Che bello. Sì. Sembra oggi a Rainbow Magic Land. Ah, racconta un po', dai. Bellissimo, giornata meravigliosa. Però non abbiamo, noi di solito facciamo lo shock in prima fila come prima giostra. Invece faceva troppo caldo, là avevo fatto quello, praticamente non è proprio i tronchi, è una barca, la barca, insomma, la barca gigante che fa le discese nell'acqua. Mi sono inzuppata subito, instantaneamente. Amore, mi ha mandato la foto, infatti. Però bello, proprio fatte le rapide due volte perché c'era poca fila e io e Caterina a fare corse per farla di nuovo. Meno male, è strano che c'era poca fila. No, l'unica giostra dove abbiamo trovato veramente un'ora e mezza di fila è i tronchi. Ok. Ma proprio, sai che vuol dire, non finiva più. Ci è voluto una vita. Amore. Però no, le rapide le abbiamo fatte due volte di fila perché non c'era nessuno. No. Siamo tornati da Sabaku. Guarda che collo importante. Pure coso, la casa lì di Udini, un quarto d'ora di fila l'abbiamo fatta. E okay. I tronchi. Ah, e poi abbiamo fatto Cagliostro, che è quella montagna russa al buio. Quella che ho fatta per ultima, pure lì c'era un po' di fila, ma rispetto a Halloween era vuoto oggi, allora, infatti. Io non so se sti alberi fanno parte dell'albero madre, tipo che sono le radici, una cosa proprio alla Hollow Knight, oppure sono solo alberi luminosi e basta. Non lo so. Allora, posso fare una domanda su questo gioco? Dimmi, amore. Perché io ti sento di... No, perché i soul. Esatto. Ma questo è considerato uno dei Dark Souls? È un soul-like, no, no. Ah, allora, ok. È gli stessi creatori. Ma, esatto. Però sarebbe figo se ci fosse, diciamo, parte della lore, per esempio. Cioè, adesso in teoria i filoni sono quattro. C'è sta Bloodborne, Demon Soul, Dark Soul e Sekiro. Sono tutti soul-like, ma sono quattro storie diverse, e capito? Questo? Non saprei dite. Però penso sia un altro proprio. Cioè, io che non ho mai visto e non ho mai giocato a Dark Soul, so solo dei video di Paride. Sì. Così a occhio questo mi sembra molto più somigliante a Dark Soul che a Bloodborne, che Bloodborne è proprio Dracula dei Coppola. Sì, però sì, sì. Diciamo che questo è quello che somiglia più ai Soul. Questo qui è la versione post-apocalittica di Soleil, praticamente. Però è per, esatto, però è per i cazzi suoi, sì, tipo Bloodborne, Demon Soul pure. Anche se io voglio credere che Demon Soul faccia parte sempre di Dark Soul, sia un'altra zona, dove c'è sta, che ne so, Lothric e c'è sta pure la zona boletaria. Vogliamo però dare un'altra botta? A quel pezzo di merda, di tronco strano? Levelliamo? Allora, levelliamo. Demon solo come Bobby. Demon solo, esatto. Solo Demon. Anche come Io solo. Perché c'ho pure fame. Tu hai cenato? Ah, beh, oggi ho cenato nel parolone. Il discorso è che io ho pranzato alle 5 del pomeriggio, 5 okay. 20, e mo mi sono fatta una tazza di... Dai, io mi mangio qualcosa io al volo, dai. No, sennò usciamo e seguiamo. E infatti usciamo usciamo al volo. Fammo una passeggiatina, amore. Quanto vero. Andiamo a vedere che c'è di bello. Se non lo so possiamo... Vabbè, poi vediamo. Allora, uso tutto quello che ho, tranne uno. Cenate fuori. E io vorrei però dopo pagare le tasse. Poi andiamo sempre a cena fuori. Io la porto sempre no, a cena questo è non dite mezza, cioè fammi uno spuntino se è. Io poi non ho. L'ultima volta siamo tornati al ristorante ebraico, tra l'altro, buonissimo. Ma che sei pranzato te? Niente, non ho manco pranzato io. Ah no, tu devi poco cenare. Io devo mangiare qualcosa. Un giorno mi pio una cosa con la spizzica. Adesso siamo in fissa. Che mo Stand ci ha detto che ci vuole portare un ristorante a Trastevere. Da... aiuta Cesi, che sappiamo tutti che hai finito il gioco il giorno prima della sushi. Esatto. Oh, posso fare tre livelli? Io li metto tutti a forza. Che di Stand, scusa, tanto. Ci vuole portare un ristorante, una piotta all'uno costa. Però è buono a Trastevere. E io ci vado. Perché... E io ci vado. Cioè, no, vabbè, se vuoi. Cioè, se vogliamo andarci, devo, dico. Devo fare un attimo più di amore. Vediamo. Ok, così, forza e vitalità ho messo. Dai. Però ancora non... Forse riesco pure a usarla a due mani, mo? Riesco a usarla una mano? Ho raggiunto il cap per usare sta spada? Questa no? Sì, ok. Ambulanza, infatti. Ambulanza, ci fermiamo a 16. Per adesso. Cioè, sto cazzo faremo un Bloodborne però medievale. Guarda. Vabbè, sì, perché... Vabbè, pare pure Dark Souls 1. Vabbè, io non l'ho visto perché a te ho visto giocare lo Bloodborne. Allora, provo a fare un paio di Alter Drago e basta. Per Drago fatto de schifo. Guarda, c'è il carro! Lo dobbiamo inseguire! Corri!
Silver Chariot. Questo The Shot, però, sì, Silver Chariot, davvero. Hai fatto il memino. Adesso ci uccide Silver Chariot. Ci ha shottato. Copper Chariot. Ho rischiato. Ho rischiato. No. Ho voluto rischiare, sono un coglione. Merry? Ma pipina, no. Prima che mi salia sulla play. Ma questa mode sale sul computer. No. Grazie che mi spoilerate che si può rompere il carro. Pezzi di fango inutili. Non mi dovete di ste... Guarda Merry! Non mi dovete di ste cose! Che stanno a menare tutte e due. Che carine. Oggi al Rainbow c'era una signora con un cucciolo, penso fosse tipo di pitbull. Oh. Grigio, proprio carino, con gli occhi azzurri, 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 dentro un passeggino. Ho detto, vedi, devo fare pure io con Merry Pipina. E metto nel passeggino. Esatto. Così Pipina scappa. E io le leggo. No, io lo aspetto, non voglio morire. Non voglio morire. Vabbè. Non bannate la gente. Dai, che cos'è? Cioè, sospendetela. Allora, per fare serio, io già l'ho detto come si fa, perché... Però, lasciamo perdere. Non li bannate, sono potenziali acquirenti del canale. No. Bisogna bannarli solamente. No, l'ho fatta apposta. Ah, okay. Bisogna bannarli solamente se proprio dicono pupù qualche minoranza. Se no, no. Dai. Io sono per il perdono. Ma dove sto andando? No, questa è una scorciatoia, amore, vedi? Ah, morire è una scorciatoia. Non sto morendo. Non togli la vita. Se no, lo vedi che sto a full vita. In realtà a sinistra. Ah, okay. Vediamo se mi ammazzano questi. Buttati. Vediamo se il cavallo. Sta arrivando il cavallo? No, non sta nemmeno arrivando. Guarda come li falcia tutti. Ma come drippa Gino Pippo. Hai visto? Gino Drip. Gino Drip. Vabbè, io entro. Però questi me menano. Vediamo se siamo abbastanza forti. Io non credo. Ma che cazzo è? È lo spirito arboreo uscerato. No, è cattivissimo. Ma poi noi ci abbiamo. Morto. È troppo cattivo. Ma poi noi ci abbiamo ancora quattro fiale. Ma come fai? Devi farlo dei dietro di fuoco. È incazzato col mondo. No. Guardale, guardale. Ma oggi loro hanno mangiato per niente l'umido? No. Ma forse è meglio così. Perché sono sfondate de secco. Allora non gli diamo niente. Gli lasciamo croccantini. No, lasciamo ancora croccantini. Pure perché così almeno mangio pure Merry. Invece se gli diamo l'umido sono magna pipina. Che gena cicciona. Esatto. Io volevo fare una cosa però prima di entrare. Volevo... Ah, vedere un attimo le fiale. Ma perché ce ne ho quattro? Ce ne deve avere cinque tipo. Ma ormai mi attacca al cazzo. Perché qua non c'è una grazia. Vabbè. Ce ne deve avere cinque. Allora, prova a andare dietro. Non si capisce niente. Ma io sto con una mano. L'ho lisciato... Ma dove va? Aia. Ma questo è un boss. Cioè, ma non si capisce un cazzo. Si muove senza senso. Sì, ho capito, ma nel senso, qual è il moveset? Lui che sguscia. Sì. Ma vabbè, io devo sta qua. Ah, posso evocare i lupi, dai. M'ha preso. Sì, ma non te sto a dire il problema delle telecamere. Te sto a dire proprio che va in giro senza senso. Sì, sembra il drago vagina di Dark Souls 1. Sì, lo, amo, sei il drago vagina. Tu lo vedi, è il drago vagina. E questo è il drago pipino malato. Andate a fa casino. Aia! Minchia! Mi sono castrato. Sono morti tutti male.
Oh, però, cioè, lo stiamo a fa più o meno. A livello 20 scarso lo stiamo a fa. Però non gli levamo un cazzo. Uè! E fatte piao. Ma non si staggerà sto stronzo. Micchia l'epicità di sta musica però, eh. Ah, devo saltare pure qua. Vabbè. Prova a saltammo. Amore. Amore, pulisce la lettiera quanto è brava. Infatti stava a sentire prima una pussa che si crepava. Sì, infatti non si capisce dove sta la testa e vuole staggerarlo. Sì. Evoca subito gli stronzi. Mecchia a fuoco gli fa del male, eh. Ma portato via. Sì, non ha senso saltare. Non ha senso niente in questa vita. Ma dove va? È rimbalzato via un lupo, porello! È proprio morto malissimo! Vabbè, ma vaffanculo, ma non è fattibile, mi sa ora, eh! Staggerato! 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 Non è fattibile, poi staggerato! Beh, quanto gli ho tolto, ragazzi! Gli ho tolto veramente una cosa indecorosa! Sono morto. È ancora un po' prestino, mi sa. È ancora un po' prestino. È ora che se leviamo dal cazzo, signori. Bella live, dai. Vado a manciare. Però prima. Qua mi pare strano che non ci sia una grazia, eh. Qua non ci siamo andati poi. Prima vado qua e poi vi saluto. Dai. Così abbiamo fatto un po' sepolcri de... come si deve più o meno. Poi raido qualche d'uno. C'ho pure paura a raidare perché c'ho paura che mi abbiano. Che è qua? Oh? Ah, è per tornare su. Ma qui sotto c'è qualcosa? No. C'ho pure che mi abbiano bottato. Infatti, Jerry. Venite, venite. No, a sto punto vado là, vado. A sto punto prima vado là e poi stacco. Vada. Vada. Potevo teletrasportarmi a sto punto, sono un coglione. Aspetta, voglio fare una cosa. E se là trovi un altro ulcerato, sono cazzi miei. Scusate un attimo. Ero subito. Arrivo, sono subito da voi. Ok. Eccomi. Eccomi. Arrivo, Eccomi, a posto. Andiamo a vedere che c'è lì. Ho fatto, eh. Amore.
Ma sì, ma guarda, è pure quello si può fare, anche a sto livello, solo che è tosto. Eccolo, si vede la luce del Signore. Passiamo da dietro. Pure sto lago tocca farlo meglio, eh. Magari il drago, se te l'hanno messo qua, è pure fattibile comunque. Quindi magari col cavallo si può fare. Eccolo là. No, però adesso vado là, poi ci proviamo il drago. Un mare de boss, un mare de roba. Solo nella prima zona c'è l'universo proprio. Corri, corri, caprettina, corri, corri, corri. Corri, 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 corri. Popro, popo. Popro, popo, popo. Everybody, popro, pom. Eccoci. Ah no, qui ci ho ammazzato il cavaliere de Fratam. No, no. Quanta gente? Questa non c'era prima, sta gente. No, aspetta. No, aspetta. No, no, io devo andare là in mezzo a far delirio col cavallo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, cazzo. Sbranf, sbranf, sbranf. Mamma mia, la goduria. Sbranf, sbranf. Scappa. Tu devi andare a mezzo a fare le gazzate. Sbranf, sbranf. Aia, c'è uno a cavallo pari mio però. Aia. Ma quante... Sono morto ma con onore. Sono morto con dignità, con la gioia. Quanto è stato bello. Quanto è stato bello. Lì però c'è una cassa da brigazzo. Lì mi sa che c'è sta un altro pezzo di armatura. Fammi vedere da sporto qua. Però signore, è stato bello. Lo so che è Walter Carro. Vabbè, fammela adesso. Fammela adesso, così soliamo dal cazzo. Io però che siamo troppo carini insieme. Oh, grazie. Qui chi c'è? Uè. 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 Chi cazzo? C'è una rete in capoccia, bro. So folle. Ah, questo mi dà una mano col drago? I can tell you want to see it through. Seems I'm forever crossing paths with hotheads like you. Hotheads. I can tell you want to see it through. Se vede chiaro. Basta, mi dice solo questo. Devo tornarci quando è. Devo tornarci quando. Quando ammazza il drago. E va bene. Tornerò. Tornerò, si fidi. Riandiamo là. Cerchiamo di non morire come gli stronzi. Qui c'è un accampamento, purtroppo, trancio di carne umano, bene. Perché solo umano può esserli. Guarda quello come galoppa! Intercettamolo! Intercettiamo quel pezzo di merda! Bruff! Era quello di prima che mi ha ucciso, come so ad uccidermi. Ma io sto col pugno. Vabbè. Liscio, double liscio. Preso, preso. Aia, il culo del cavallo. Arrivederci. Arrivederci. Si faccia prendere. Ah, però cavallo, non c'aveva colpo. Ma quello è vivo. Cioè, tu hai lasciato uccidere il cavallo. Lei è un criminale. Ma me la droppi una sella. Guarda come si squaglia il cavallo, porello. Uvetta congelata. Questi non me menano, me guardano. Sì, chiama chi te pare. Tanto paghi te. Lo accetto perché ho fatto schifo. Vedi che stavo con una mano. Frutto di Rowa. Depredo. Depredo e me levo dal cazzo. Questo è il cavaliere che ho ammazzato prima. Non mi guarda. Non mi guarda. Non mi ha guardato.
Buonasera, Kiki. No, poi dove fa l'attacco caricato? Niente. È andata. Sono morito ammazzati. Banf. Lino, banf. Mo leggo l'uvetta. Prima fatemi pulistaria che la vedo un po' incazzata. Senti, non posso evocare un cazzo di nessuno. Tiè. Pare l'inizio del Bloodborne, dove tutta la gente. Questi però esce. Ah, c'è un'altra a cavallo. E che coglioni. Fermate. No. Oh, salta pure lui. Mi fa chiamare cavallo, grazie. E vaffanculo. Sono morto. No, sono vivo. Adesso ammazza. Porco di Giuda. Chi è là? I giganti. Me dai tregua, due secondi. Me dai tregua. Ora non è più. No, se la stanno a portare via, fe. No. Oh, oh, a scammoni. Ah, ma che li devo ammazzare prima? Sì, vabbè. Portatemi in giro. Signori, lo sai che faccio io? Leggo l'uvetta e poi vi saluto qua. Permette di ripristinare ampiamente i PV di torrente. Ah, sembra pensare alla consistenza di questo frutto congelato. Io con uno di vita vi saluto qui e vi do appuntamento dopo domani, dove ammazzeremo tutta sta pagnotta di gente. Sì, poi esploro pure le rovine del fiume, esploro tutto. Acchiappo questo oggetto di uno seduto. Pietra di forgiatura funerea. Lo vedi che avevo fatto bene, esplora tutto l'universo. Lì c'è una statua del tizio veramente importante. Wow. Wow. Signori, grazie mille, ci vediamo. Orientamento quanto alla parte terza. Spero per fine maggio io. Spero per fine maggio, sì, quindi due settimane, una cosa del genere. Va bene? Spero. Basta da date. Grazie a tutti, a dopo domani, sempre qua al The Ring. Mi raccomando, sempre viva gli escrementi putrescenti dell'albero confezionati dall'Araldo. Prossimo boss che incontreremo, bellissimo, impressionante. Ciao a tutti!